tanto non solo il movimento, anche se parte un po' da noi con questo discorso, proprio perché l'alimentazione e tutto quello che ne consegue è un argomento di primaria importanza che riguarda tutta la cittadinanza. Io ringrazio molto Moscatelli Grazia, che stasera è la direttrice, ed è lei che ha organizzato questa serata, e spero insomma che sia per voi interessante, come lo è sicuramente, e lo è sicuramente per voi. Grazie tante e buona serata. Vuoi sedere qui? No, velocemente volevo approfittare anche dell'occasione per ringraziare la nostra associazione di volontariato che si chiama Mamma 5 e la presidente che è qui presente, Gabriella Gualdi, perché svolgono un ruolo molto attivo, diciamo parallelo sempre a questo tema dell'alimentazione. Perché sì, è importante curare un equilibrio dell'alimentazione, valutarne tutte diciamo, gli aspetti salutari e quant'altro, ma è altrettanto importante evitare lo spreco. Ecco, l'obiettivo di questa associazione di volontariato è appunto una lotta agli sprechi, una lotta agli sprechi che ultimamente è stata anche oggetto di una legge specifica. Ad agosto, il 29 agosto, è stata emanata una norma specifica, una normativa specifica, e quindi cercano di diminuire tutto quello che sono le tonnellate di sprechi alimentari che si hanno continuamente, distribuendo appunto frutta e verdura destinata al macero, che costituisce degli esuberi di produzione che altrimenti andrebbero perduti. E sono quintali di frutta e verdura che settimanalmente vengono distribuiti a famiglie insomma bisognose. Riteniamo molto importante questa attività, li ringraziamo perché supportano anche questo tipo di incontri, di conferenze che sensibilizzano l'opinione pubblica, e speriamo anche per i prossimi convegni, perché questo dovrebbe essere il primo di una serie che vogliamo fare proprio per affrontare tutte quelle che noi chiamiamo le 5A, quindi alimentazione, agricoltura, ambiente, aria, acqua. Li affronteremo tutti uno alla volta, sempre con il supporto dell'associazione e di tutti i volontari e di tutti i nostri seguaci. Così. Grazie. Scrivo la parolina, ecco, perché ho scritto un po' di appunti perché ho dimenticato quello che avevo scritto in macchina. Però vado a braccio, non c'è problema, siamo tra amici. Allora mi ricollego subito alla legge, la 166 nazionale, sulle eccedenze alimentari e sul riutilizzo dei farmaci non consumati dagli utenti. E a livello regionale voi siete stati auditi in commissione con il nostro mio invito su questa normativa qua che ha proposto Busilacchi, il capogruppo del PD. E la notizia di ieri l'altro è che verrà ricalendarizzata a metà gennaio un'altra audizione e poi la norma inizia a essere emendabile, quindi arriva in commissione. E per cui se ci sono, voi avevate lasciato anche dei documenti e quant'altro, ecco, inizieremo proprio a studiare l'articolato di questa normativa qua. A differenza della norma nazionale che vede i due aspetti associati, le eccedenze alimentari e il riutilizzo dei farmaci non consumati dall'utente, a livello regionale sembra che stiano seguendo l'ipotesi di gestire separatamente i due aspetti della normativa. Per cui la mia proposta di legge sull'utilizzo dei farmaci seguirà in quarta commissione il suo iter e non sarà insieme a questa qua delle eccedenze alimentari, su cui voi concretizzate il riutilizzo delle eccedenze alimentari. Quindi effettivamente ho raccolto, ve lo
voglio insomma ritornare come feedback dei commenti molto positivi sull'esperienza che avete portato in regione, insomma. E non è escluso che le vostre osservazioni possano essere accolte, magari ci rivedremo in regione perché possono essere introdotte in alcuni aspetti dell'articolato. Allora, io voglio parlare velocissimamente di quattro idee che mi erano venute in mente mentre leggevo l'impostazione i giorni scorsi dell'incontro di questa sera, la farò molto breve. E parto dalla mia esperienza personale perché due volte a settimana vado a mangiare al macrobiotico dietro c'è il ristorante in Ancona, no? E ti danno una bella tovaglietta, i dolci, io sono goloso, non mi piacciono perché insomma non sono zuccherati come mi piace, morirò col diabete, insomma, quello. Però c'è una bellissima proposta sull'etichetta trasparente, l'etichetta trasparente pianesiana che riproduce esattamente l'origine di come è stato allevato oppure come è stato coltivato, quale diserbante ha avuto o non l'ha avuto biologico, quant'è la produzione tipica di quell'azienda che fa il prodotto, chi lo ha trattato, l'ha processato, eccetera. Ecco, l'intera filiera dalla produzione al consumatore, ed è una cosa che sto verificando se riuscire a proporre, dato che poi la Regione Marche aveva sponsorizzato questa etichetta nel tempo e negli anni. Un'altra cosa, registro dei tumori. Registro dei tumori, mi sto insomma perdendo la vista in questi giorni a studiare i vari bilanci, abbiamo già processato il consuntivo del 2015, stiamo processando l'assestamento del 2016, tra Natale e Capodanno avremo un paio di consigli per fare il bilancio di previsione 2017-18-19 eccetera. E purtroppo per questo aspetto c'erano dei soldi che hanno tolti, erano pochi ma già li hanno tolti e ritengo che sia vergognoso che non si prenda di petto questo aspetto qua, perché come diceva Veronesi, che ci ha lasciato poco tempo fa, ci si aspetta che una persona su tre si ammali di tumore, però a mio avviso già la percentuale è superiore. E assolutamente questa cosa deve essere ricondotta all'ambiente in cui viviamo, tra cui particolarmente le cose che ingeriamo, beviamo e mangiamo. Glifosate, per dire una cosa, allora noi abbiamo come agricoltura nelle Marche la capacità di una grande estensione del biologico, che è un nostro punto di forza, quindi chilometro zero, filiera corta, una bella normativa regionale che però è male applicata, che porta questi aspetti alla ribalta, e potremmo essere una regione di avanguardia. E una mozione che poi avevo proposto io e poi è stata sposata anche da Biancani del PD eccetera, e spingerà, se ben applicata, e farò in modo... Deputato Marco Busto. Ah, Busto. Proseguo e poi insomma andiamo avanti con la scaletta. Ora dicevo, come regione noi siamo forti nel biologico, no? Abbiamo dei prodotti tipici che vengono abbastanza valorizzati, abbiamo una struttura agricola come quella dell'Assam che fa i controlli, che ha istituito il marchio di qualità, che abbiamo gli agricoltori custodi che hanno le sementi antiche che si coltivano in purezza e quindi abbiamo insomma, diversi prodotti interessanti. E questa cosa qua a mio avviso deve essere largamente sponsorizzata, proprio nell'ottica che non siamo in pianura padana, quindi è inutile tentare di concimare a tutti i costi. Quindi l'utilizzo dei glifosati, la mozione che è stata approvata in regione, va proprio nella linea di dover assolutamente diminuire la chimica nei nostri campi, e questo ci comporta una maggiore qualità delle acque e ci comporta un aspetto sulla salute che a mio avviso si potrebbe riscontrare velocemente negli anni.
Abbiamo un centro di medicina olistica in Urbino, ad esempio, quindi dicevo bene, voi qui avete l'idea di lanciare questo centro, no, con l'RSA, questo centro della salute, eccetera, e potremmo tentare di trovare, no, dei collegamenti per approfondire questi discorsi. E ultima cosa che vi voglio mettere all'ordine del giorno è il piano di sviluppo rurale in cui il PSR, in cui l'agricoltura entra, diciamo, pesantemente con diversi milioni che sono nei vari bandi dati ai nostri agricoltori e che a mio avviso stiamo tentando di modificare per renderla più efficace proprio sull'agricoltura di montagna per rilanciare le aree interne. Detto questo, ritengo che ci sia una grande potenzialità che sui nostri territori potremmo portare avanti dei progetti anche pilota che possono essere all'avanguardia. Bisogna soltanto avere la forza a livello locale di stare con un progetto realmente concretizzabile, fare pressione sui comuni e sulla regione per realizzarlo. Apriamo quindi un discorso questa sera e tentiamo di proseguirlo con approfondimenti laterali nei prossimi mesi e cerchiamo di sviluppare questo progetto che mi sembra molto interessante perché coniugare agricoltura, ambiente e salute ormai diventa proprio un dovere e tutto questo lo troviamo tutti i giorni a tavola quando mangiamo. Vi ringrazio. Ringraziamo Mirko che è arrivato con un po' di ritardo, soprattutto lo ringraziamo perché ci ha dato lo spunto al titolo Mangiamoci la nostra salute, che è stato un evento che loro hanno organizzato a livello nazionale, che ha avuto un grande successo e noi nel nostro piccolo abbiamo voluto ricostruirlo proprio per dare alle persone la capacità di comprendere, di essere informati che quando si mangia, mangiare non è solo un gesto, ma c'è dietro un mondo intero e di quel mondo dobbiamo essere consapevoli. E a proposito di cibo, questa sera abbiamo un esperto, un carissimo amico che ormai conosco da 15 anni, ed è un endocrinologo del reparto di endocrinologia di Torrente, nonché nutrizionista e si occupa di alimentazione, e che chiamo a fare la relazione. Massimiliano Petrelli. Sì, quello è meglio, in modo che... Allora, mentre sistemiamo qua, permettetemi di ringraziare io voi per questo invito, perché appunto... Io sono un medico un po' particolare, nel senso che non faccio libera professione, perché credo nel sistema sanitario nazionale. Anche, no, allora, gli applausi, se me lo merito, me lo fate uno alla fine, e alla fine non mi applaudirete, perché vi dirò, quindi, anche perché il tempo è veramente tiranno, io sono settato su mezz'ora, ma vi voglio dire tante cose, e devo correre, quindi... Alla fine rimarrò per rispondere anche a qualsiasi domanda. Quindi dicevo, io credo nel sistema sanitario nazionale, anche se purtroppo mi ci stanno facendo credere sempre di meno, e la nostra regione in questa è maestro, dovevano essere quelli bravi, quelli buoni, c'è ancora la sovrattassa dei 10 euro su ogni impegnativa quando andate a prendere, che risale al 2011, ne sono cambiati 4 di governi dal 2011, quindi se era colpa di quelli più bravi la dovevano togliere, nessuno l'ha tolta. Dopo questa piccola polemica vi dico quindi che se qualcuno dopo vuole farsi visitare da me, vuole venire a visita da me, se fa fare l'impegnativa rossa dal suo medico e poi o chiama il CUP e io visito il mercoledì pomeriggio e quindi si fa mettere il mercoledì pomeriggio in clinica di endocrinologia, allora è sicuro che capita con me. Se no è un po' la spera in Dio, perché quegli altri giorni con le turnazioni le cose cambiano. Però non ci sono altri modi e quindi...
se non venite meglio, perché c'ho già tantissima gente. Tra l'altro, se uno non fa libera professione, le liste d'attesa, se chiamate il CUP per gli ambulatori di cui mi occupo io, le liste d'attesa sono adesso, perché c'è di mezzo la chiusura natalizia e altre cose, sono 3-4 settimane, perché sennò di solito sono 2 settimane. Proprio per far capire a chi ci governa vicino e lontano che le cose si possono cambiare, io confido tanto. E come vedrete, io ho le mie idee, in alcune cose concordano perfettamente, in altre cose sono un po' discordanti, però le cose si possono cambiare e dobbiamo cambiarle, perché va malissimo. Ultima cosa, ho sentito prima... Per esperienza personale, io mi occupo anche di disturbi del comportamento alimentare, una malattia orfana che nessuno vuole trattare, perché lì non ci girano i soldi dei farmaci, è una lotta contro il paziente, mentre il paziente oncologico vuole guarire. Quando io gli dico ti metto un tubicino nel naso che ti aiuta a guarire prima, perché riesco a darti i nutrienti in maniera più semplice, le medicine, funziona tutto meglio e te guarisci prima, il tuo sistema immunitario riprende, perché noi vinciamo grazie al sistema immunitario, i farmaci aiutano, ma è quello che ci fa vincere, e se può vincere. E quello mi dice: guarda dottore, io ce n'ho 2 di buchi, me ne metta 2 di tubi. E io dico: no, guarda, lo stomaco è una. Mentre la ragazza anoressica dice: oh, ma io sto bene, perché mi vuoi mettere un tubo? Quindi una patologia dove nessuno ci vuole mettere le mani. Io non ho mai chiesto niente, perché io appunto, da figlio di geometra, sono arrivato dove sono arrivato. Come vedete, insegno anche all'università di Urbino, ho visto uno studente dal pubblico, mi ha fatto piacere vederlo, e sono arrivato sputando sangue e bile più delle altre persone, però ci sono arrivato perché dico le cose in faccia, non c'ho scheletri nell'armadio. Dicevo, per avere la legge regionale, che non è una legge, è delibera regionale 257 del marzo di quasi 2 anni fa, 20 anni non mi hanno, qui siamo tra amici, posso usare il linguaggio scientifico, cagato di pezza. Poi, prima delle ultime regionali, da fine, l'ultima settimana di gennaio al 20 marzo, quanto è stato, fatta la legge. Perché? Perché io e quegli altri 4 scannagatti che ci occupiamo di questa patologia orfana avevamo detto, fatto qualcosa? No, perché un'associazione senza bandiera, perché se andate su con la bandiera i compagni già non vi fanno manco parlare. Allora, un'associazione di genitori è stata furba, perché si sono confederati, invece che andare su i genitori di Pesaro, i genitori di Fermo, i genitori si sono confederati, sono andati su, ha detto: oh, noi siamo madre, cioè marito e moglie, abbiamo 2 figli maggiorenni, abbiamo 4 vecchi, noi spostiamo 25.000 voti, vedi un po' te, oh, 4 settimane ho ottenuto di più di quello che io avevo chiesto in 20 anni, che è stato niente, cioè il riconoscimento, non è che mi hanno dato un titolo, un primariato, no, posti letto che ci avevo dedicati, almeno adesso c'è scritto, quindi quando Fermo o Pesaro c'ha un problema non mi chiama e io gli faccio il favore al collega, ma seguiamo un qualcosa. Ma anche lì c'è tanto da fare, perché poi quello era il primo passo, doveva essere attuata, passato un anno e mezzo, finite le lezioni, gabbato lo santo, e adesso continuiamo a dire è tutto pronto, tutto è, doveva firmare tutto Ciccarelli, era pronto, c'era tutto, le ragazze, io ho una volontaria che lavora gratis, e la mia psicologa lavora con un contratto a 10 ore a settimana, viene solo il martedì e il mercoledì per fare 5 ore, 5 ore i giorni dell'ambulatorio, ok? Questo da 4 anni, da stabilità, sì sì, i soldi ci sono, se l'azienda dice va bene, l'azienda dice se la regione ha detto va bene, ma va bene, però qui ancora non si è chiuso. Chiusa la polemica, adesso iniziamo a parlare di quello di cui siamo qui. Come vi ho già detto prima, vi dirò delle cose che sapete, meglio, rinforziamo, delle cose che magari non sapete o sapete in un altro modo, non voglio convincere nessuno, come ho detto. Vi do spunti di riflessione, poi se ne vogliamo parlare approfondire. E con grazia appunto ho cercato di impostare per confondervi, proprio perché è nel dubbio che si cresce. Se oggi vi dicevo le cose che già sapevate, io quando vado a un congresso e mi dicono le cose che già so, ho perso tempo. Se mi dicono una cosa nuova, ci penso. Premetto che appunto io, oltre alla medicina tradizionale, sono
abbonata alla medicina tradizionale cinese, e ci sarà uno spunto. Conosco benissimo Mario Pianese, il fondatore del punto macrobiotico, non so se sapete il punto macrobiotico, il fondatore è un maceratese, soggettone, negli anni passati grandi incontri, scontri su cose, grande rispetto. Io quello che vi dico non l'ho sentito dire, l'ho studiato, e io non critico mai nessuno a priori, perché da chiunque possiamo imparare. Se lui mi dice una cosa e poi io riesco a fare la stessa cosa, è il metodo galileiano, perché quello che dice uno in Australia lo possiamo fare anche noi qui, se è scienza, se è magia o altre cose, allora entriamo in altri ambiti, ma oggi non siamo qui per parlare di questo. Questa è la mia diapo iniziale, la faccio vedere sempre, proprio per far capire che già Ippocrate nel V secolo l'aveva capito, e questi aspetti della salute che sono stati persi e che adesso forse stiamo recuperando, legati all'alimentazione, sono assolutamente reali. Come ho detto prima, gli antibiotici e chemioterapici e qualsiasi farmaco aiutano l'organismo, ma è il nostro corpo che col sistema immunitario riesce, se riesce, a vincere la battaglia. Faccio l'esempio classico, vi farò esempi proprio terra a terra, ma per farvi capire, perché all'università parlo in un modo, con la gente parlo in un altro, per cercare di rendere semplici concetti un po' complessi. L'antibiotico mi aiuta a vincere il virus, come vedete io mi sono bloccato una brutta bronchita perché mi trascuro come tutti i bravi medici che trascurano stessi, e l'antibiotico non ci fa vincere. L'esempio classico è il paziente con AIDS. Il paziente con AIDS conclamato, un HIV positivo, è immunodeficiente, il suo sistema immunitario non c'è più e muore per infezioni semplici, nonostante i medici gli facciano tonnellate di antibiotico, perché è il nostro sistema immunitario che distrugge i virus e l'antibiotico dà una mano. Quindi mi raccomando, i farmaci e altre cose sono importanti, quando usate al momento giusto da personale esperto, fare cose così, farmaci presi a caso, non serve a niente. L'alimentazione è un farmaco, perché sono molecole e alla fine la chimica e la biochimica è sempre quella. E questa è la conclusione, ve la dico all'inizio che siete ancora svegli e attenti. Qual è il trucco? La dieta deve essere varia ed equilibrata. Tutti i cibi fanno bene alla dose giusta. Tutti i cibi fanno male, a parte tre che adesso vedremo, se sono sia in eccesso, e questa è la nostra preoccupazione, attenzione, perché anche se sono carenti. Al corpo piace l'equilibrio, io come simbolo dell'equilibrio faccio sempre yin e yang, perché in questo gli orientali ci sono arrivati un pochettino prima di noi. Il brutto è che sta bella frase che io dico sempre agli studenti, poi ho scoperto che già qualcun altro nel 1500 l'aveva detta, che era Paracelso, dove diceva appunto che tutto è veleno e nulla esiste senza veleno, solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto. E per farvi l'esempio, vi faccio l'esempio che faccio tutte le volte ai pazienti o agli studenti. Allora, acqua, siamo fatti d'acqua, 70% a seconda delle varie fasi d'età, addirittura 80-50%, dobbiamo bere 1,5 litri d'acqua, 2 litri, se facciamo sport anche di più, guardate quanta ce ne serve, che bella. Quindi l'acqua fa bene, l'acqua poi tra l'altro è l'unico nutriente a calorie zero, quindi è l'unica cosa che veramente non fa ingrassare. Allora bevo 10 litri d'acqua al giorno, se fa così bene, non lo fate, perché se bevete 10 litri d'acqua al giorno, dopo 8-10 giorni a seconda dell'età siete al pronto soccorso. Se continuate, perché dite, ah ma io ho letto che l'acqua fa bene, dopo 20 giorni siete morti. Adesso i meccanismi sono un po' complessi, se non vi fidate, sperimentate su voi stesso. L'alimentazione in passato c'erano i libri, sì, c'era il testo dell'Artusi, ma prima era, diciamo, il buon senso, madre natura, l'istinto, chiamatelo come vi pare, ma era quello che ci ha permesso di passare da scimmie antropomorfe a Homo sapiens sapiens e arrivare nello spazio e dovunque siamo arrivati. E come vedete, questo soggetto che non sapeva assolutamente niente di calorie, carboidrati, proteine, e vi prego per favore iniziate a togliere dalla vostra mente questi concetti, perché in alimentazione non servono a niente,
Allora, servono al mio studente quando dà l'esame di biochimica dei nutrienti, allora lì bisogna sapere le calorie, i carboidrati, le proteine, i grassi, le vitamine. Ma poi nella vita reale, quando andiamo al supermercato, c'è scritto pane, pasta, c'è scritto formaggio, carne, pesce, frutta, verdura. Le calorie sono una estrapolazione, un'invenzione dell'Homo sapiens di fine 700-800, quando i grandi fisici francesi hanno iniziato a misurare la termodinamica, Lavoisier, tutte queste cose, e poi qualche sciamannato ha pensato di applicare questa cosa alla nutrizione. È tutto vero, noi seguiamo le leggi della termodinamica che segue il motore a scoppio e che segue il sole con le sue esplosioni termiche. Però da noi le cose sono un pochettino diverse, quindi non fissiamoci, cerchiamo sempre di avere una visione globale, olistica, 360 gradi, chiamatela come volete. Quindi quest'uomo mangiava benissimo perché aveva una bella zuppa, guardate, adesso io non so, sì, si vede anche bene. Qui si vede una bella zuppa, cereali e legumi, qui c'è della verdura, un pochettino di pane, della cacciagione, ci arriveremo alla carne. Un bicchiere di vino rosso, cosa vuoi? Attenzione, oggi siamo messi così, ma vi ricordo che purtroppo in alcune parti del mondo siamo messi ancora così, non è che c'è solo il problema della la malnutrizione, cioè sia per eccesso che per difetto. Allora, il titolo che mi ha dato l'amica Grazia è i cibi buoni che fanno bene, i cibi cattivi che fanno male, e oggi ho detto vi voglio veramente scioccare, perché uno dei veleni di killer number one è questo qui, è lo zucchero. Ah, lo zucchero, quello buono che si dà. Vediamo un po' perché. Allora, questa è arcinota, tutti si scagliano qui sull'olio di palma, tra l'altro posso darti del tu? Tra l'altro il nostro ospite, ho visto che è uno dei pochi che è più incazzato con la Ferrero di me, e quindi questo mi è. Su altre cose ti ho detto no, non andiamo così d'accordo, ma qui sull'olio di palma ho detto mamma mia, finalmente qualcuno che non casca nei tranelli, perché a me la Ferrero mi manda ogni settimana un'email, e non so se dopo c'è anche la diapo sul loro sito, che dicono no, ma l'olio di palma fa bene, il nostro è buono, tutte fesserie. Però appunto l'olio di palma se ne parla tanto, vi voglio sottolineare, guardate quando ce n'è di zucchero. Esatto, bravissima, a memoria. Allora, cosa fa l'eccesso di zucchero? Eccesso, mi raccomando, ricordatevi che io parlo sempre di una situazione di normalità, non stiamo parlando già di patologie, qui parliamo di noi, gente che sta bene. L'eccesso di zuccheri semplici, così come anche l'eccesso di grassi saturi, che sono quelli che fanno male, fanno aumentare l'IGF, che questo è un ormone un po' particolare. Se aumenta l'IGF, come vedete, il recettore per il GH, che è l'ormone della crescita, quello che si usano per anabolizzarsi così, mi aumenta. Se ho tanti recettori a livello cellulare, la cellulina, quando si replica, invece che replicarsi bella e carina, si replica in maniera più veloce, più disordinata, e una di queste celluline può impazzire e dare origine a una linea tumorale. Così come l'eccesso di IGF a livello del fegato mi fa abbassare una proteina, che è quella che serve per regolare gli ormoni sessuali, che anche questi sono potenti anabolici, testosterone lo sanno tutti quelli che si dopano, che è uno dei più potenti, e l'eccesso di ormoni sessuali mi stimola e mi favorisce la crescita dei tumori. Quindi una delle sostanze più cancerogene che ci sia è lo zucchero bianco in eccesso. Stiamo parlando di zucchero bianco. Allora, qui ogni tanto comparirà questa, per me, simpaticissima famigliola, perché questo è il mio bisnonno Pietro, questa è la mia bisnonna Domenica, e questo qui è il mio nonno. Come vedete, all'epoca si facevano tanti figlioli. Questa è Morrovalle, provincia di Macerata, 1920. Per la mia nonna e per il mio nonno lo zucchero era un lusso. Lo zucchero serviva per prendere la medicina amara. Non è che lo mettevi nel caffè e in altre cose. Oggi è un abuso, perché in qualsiasi bevanda, anche se c'è scritto senza zucchero, dentro qualcosa c'è. E quest'altro è un'altra di quelle dite che prima o poi manderà un killer per spararmi, perché così, no? La pubblicità che loro fanno è estremamente accattivante, ingannevole, e noi ci sentiamo come qui, però in realtà siamo così.
quindi attenzione, attenzione, questo è lo stesso un altro grande veleno. Allora dice, ma voi, dice, ha detto, ma noi siamo quelli bulli, quelli che prendono lo zucchero di canna. Allora attenzione, perché c'è il zucchero di canna integrale, che è una cosa, e lo zucchero di canna grezzo, che questo è quello che si trova molto di più. Allora, tra questo e il saccarosio estratto dalla barbabietola da zucchero, vi do una brutta notizia, non c'è nessuna differenza. E l'unica cosa è che questo qui è un pelettino meno raffinato di quell'altro, più raffinato però di questo, e quindi è praticamente identico sia dal punto di vista calorico, dal punto di vista dei danni, dal punto di vista dei denti, qualsiasi cosa. Questo qui, che costa molto di più, allora ha meno calorie, stiamo parlando di 3,6 contro 4, quindi 0,4 kcal al grammo, però effettivamente ha queste cose qui. Quindi attenzione anche lì, ah no, io non prendo il saccarosio, prendo lo zucchero di canna, è sempre il saccarosio. Perché noi adesso estraiamo lo zucchero dalla barbabietola invece che dalla canna da zucchero? È colpa di la flotta inglese quando combatteva Napoleone, ma questo ci vorrebbe mezz'ora. Quindi perché noi ci andiamo lo zucchero dalla barbabietola? Grazie a Napoleone, non lui ma sempre i suoi chimici francesi, all'epoca i chimici francesi. E tutti avranno detto, però ho sentito che lì c'è una nicchia di ultra che dice no, ma io prendo il fruttosio, perché il fruttosio è lo zucchero naturale, lo zucchero della frutta. A parte il fatto che appunto il fruttosio quando si unisce al glucosio dal saccarosio e viceversa quando il saccarosio si scinde dal fruttosio, però il problema è questo, ricordatevi, equilibrio, al corpo piace l'equilibrio, l'acqua se in eccesso fa male. Anche il fruttosio, se entra accompagnato, fa dei danni, se entra da solo, fa più danni. Pare una roba strana, grazie, come fate la faccia, mi conosce, ho detto che avrei sconcertato. E infatti l'intolleranza al fruttosio, perché mentre il saccarosio, essendo una cosa equilibrata, il nostro corpo riesce a gestirlo praticamente all'infinito, cioè mentre per le proteine ci sono dei limiti, il nostro corpo, come vi dirò dopo, se mangiamo troppe proteine ci ingolfiamo, invece per le calorie no, perché ricordatevi sempre che noi siamo il risultato di milioni di anni di evoluzione e per milioni di anni il problema era trovarlo il cibo, e quando lo trovavi non te lo potevi far scappare. Ah, sa dottore, io assimilo tutto, tutti assimiliamo tutto, perché il cibo è prezioso per il nostro corpo, il grasso è una cosa preziosa perché è il conto corrente, è quello che ci serve se ci arriva una multa, viene un debito, altre cose, dove gli andiamo a prendere i soldi e l'energia dal conto corrente. Quindi attenzione, il fruttosio se entra da solo, proprio perché il nostro corpo è abituato a ragionare con il glucosio, l'insulina, lui non è insulino sensibile per determinate dosi, però per farvela breve, come vedete, se entra al di sopra di certe dosi, per qualcuno, mentre l'intolleranza al lattosio è una cosa ancestrale, che c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, e noi siamo invertiti rispetto ai mammiferi normali, perché loro la perdono la tolleranza al lattosio, noi la metà nei paesi mediterranei, perché in Cina invece seguono la cosa di madre natura, e anche qui sempre per colpa degli antichi greci, perché qualsiasi cosa succede oggi è il risultato di qualcosa che è successo nel passato, ecco perché vi invito sempre a studiare tutto, non l'ultimo mese, vediamo cosa è successo nell'ultimo milione di anni, capiamo e vediamo dove abbiamo sbagliato, e secondo me abbiamo sbagliato lì negli anni 60-70, sì, infatti il mio invito è tornare là. Però ritorniamo qui, nel frattempo voi sapete leggere, se metto fruttosio e tumore vengono fuori 1723 articoli su PubMed, questo è il motore di ricerca delle pubblicazioni mediche ufficiali, e qui lo sciroppo di glucosio, come vedete, è presente dappertutto, soprattutto negli americani. La cosa importante, dicevo prima, qui cari miei signori politici, bisogna introdurre la lettura delle etichette come materia scolastica, perché se iniziamo da lì con dei professionisti, se Obama aveva il tempo di andare a fare la spesa quando era presidente, adesso ce n'era avanti più. Non andare mai a fare la spesa quando siamo affamati, perché se noi andiamo a fare la spesa
prima di pranzo, prima di cena, i nostri vari sistemi ormonali, il cacciatore che è dentro di noi, vede una preda bella ricca, non se la fa scappare. Quindi noi eravamo andati per comprare il pane, le arance e lo spazzolino da denti, torniamo a casa con il carrello pieno. E quindi attenzione, perché qui è veramente le sirene di Ulisse, qui c'è gente che ci studia, ragazzi, per come infinocchiarci. Quello è un mestiere. Se noi pensiamo di aver scelto, noi pensiamo di aver scelto. Se non ci disintossichiamo, noi siamo dei pupazzetti, proprio il gioco di prestigio delle tre carte. E anche qui mi dovete invitare per altre 3-4 volte per spiegarvi cosa fanno questi delinquenti. Quindi fare la spesa in maniera consapevole, ma per avere una consapevolezza bisogna studiare, bisogna guardare con la lente di ingrandimento, perché anche qui mettiamo dei limiti di leggibilità a queste etichette, no? Te prima dicevi, ma mettila che me le leggo, perché anche a me adesso sono diventato presbite e non ci leggo. Ecco, questa si legge bene, attenzione, leggiamo sempre bene per 100 grammi. Per porzione vuol dire che dobbiamo mangiare una porzione, perché se vedo che la porzione ce l'ha solo 140, ma me ne mangio 3 di porzioni dopo sono arrivato qua, quindi mi raccomando. E anche qui vi posso dimostrare che chiunque di voi, se entriamo nel dettaglio, casca nei trappoloni, e qualche trappolone ve lo insegno. Per esempio, i biscotti senza zucchero, un paziente diabetico ha detto: c'è il diabete, lo zucchero fa male, mi stavo cercando di convincere che lo zucchero, l'eccesso di zucchero fa male, e quindi noi prendiamo i biscotti della Gambusera, questi qui, no? Buoni così, sì, sono senza zucchero. Però hanno 70 grammi di carboidrati, queste sono le calorie, i carboidrati, i grassi, la fibra. Allora, questi senza zucchero hanno 70 grammi di carboidrati. Ah, se ho tolto qualcosa, qualche altra cosa devo aver aggiunto, infatti rispetto a questi altri hanno più grassi. Infatti le calorie sono senza zucchero, non sono senza calorie. Tanto i nutrienti sul pianeta Terra, ragazzi, sono 5 carboidrati. Abbiamo detto anche se non li dovete sapere, però adesso diciamo carboidrati, proteine, grassi, minerali e vitamine. Questi due non hanno calorie, quindi se tolgo uno di questi per far 100, un altro lo devo aumentare, se no il 100 non porta. E quindi abbiamo preso dei biscotti senza zucchero, quindi fanno bene per il diabete, mi fanno dimagrire, visto che fanno dimagrire invece che 4 ne prendo 5, le calorie sono di più. I crackers, chi di voi ha fatto una dieta, qualche criminale di mio collega, cosa gli ha detto? Spezza fame, prendi un pacchetto di cracker. Il cracker è bello secco, poca acqua, è bello oleoso, e quindi grassi ce n'ha tante e calorie ce n'ha tante. Guarda un po' qual è l'alimento più sano, il pane integrale, quello che mangiava sempre mio nonno da piccolo e che noi adesso dovremo cercare di mangiare, proprio perché guarda un po' i carboidrati, il pane è quello che ce n'ha di meno, pane integrale, perché c'è la fibra che non è. I grassi ce ne sono pochi e c'è tanta fibra, che la fibra è una cosa buona che aiuta il nostro intestino a ritrovare equilibri che prima sentivo lì nel backstage. Quindi primo messaggio: keep calm and no sugar. Allora, lo zucchero aggiunto agli alimenti non ha nessun senso dal punto di vista nutrizionale. Lo zucchero è già contenuto, l'avete visto, in tutti gli alimenti. Quindi aggiungere zucchero non ha senso. Poi fate come vi pare. Questo è quello che dicevo prima, il sito della Nutella ci vuole convincere che l'olio di palma era presente da centinaia di secoli, non lo sapevo pure io, peccato che in centinaia di secoli era la forma non raffinata, non quello che fanno loro, e quindi questa differenza, che se vedete, se uno legge nei paesi occidentali invece l'olio di palma si utilizza principalmente nella forma raffinata, ma noi siamo raffinati, quindi è un favore che ci fanno questi, e qui dove ci hanno fregato due volte. E come ingrediente naturale, ma cosa c'ha di naturale questo ingrediente nelle nostre preparazioni? Noi dobbiamo mangiare la roba del nostro territorio, perché la nostra genetica, a meno che appunto non veniamo, diciamo, io sono arrivato dalla Thailandia, allora mi serve l'olio di palma perché la mia genetica è quella thailandese, ma noi dobbiamo mangiare. Ci abbiamo tutti i nutrienti, poi noi nelle Marche, ragazzi, ci abbiamo una fortuna, veramente non ci manca niente. Quindi naturale non c'è niente. L'olio di palma è ricchissimo di vitamina A, adesso ci vogliono convincere, guarda che è vero. L'olio di palma è una delle cose che ha più vitamina A di tutto, sempre prima della raffinazione però.
perché l'olio, la vitamina A è quello che dà il colore arancione scuro ai nutrienti. Anche il burro, se vado in montagna e prendo il burro fatto nella manga, che colore c'ha? Giallo, oro, quasi arancione. L'industria alimentare cosa ci dice? La roba più è bianca e meglio è. Il burro più è giallo, più c'ha vitamina A. Oggi il burro possiamo farne a meno, perché i nostri bisnonni senza burro, non avendo il pile, non avendo la motoslitta, non avendo il termosifone, se non mangiavano il burro morivano di freddo camminando con le ciaspole in montagna. Vabbè, andiamo avanti. Ah, poi questo adesso qui l'esperto siete, dopo mi dici, perché per me questa è una fregatura incredibile che garantisco. Andiamo avanti, perché il problema, lo sapete tutti, questo lo dicono tutti, ci sono i grassi saturi, i grassi monoinsaturi, i grassi poliinsaturi, e il grosso problema appunto è qui. Quindi se sono saturi non ce ne frega niente se sono animali, vegetali, perché dopo è la questione chimica, e questi ci fanno male. Qual è il dolore che ci danno? Sono calorie in più? No, i grassi hanno tutte le stesse calorie. Ecco, questi saturi si incrostano nelle arterie, quindi predispongono alla arteriosclerosi, all'ictus, all'infarto e tante altre belle cose. Qui vi ho messo una bella tabellina per farvi vedere come nella nostra mente magari la colza, che è una cosa che noi ci avevamo, che facevamo, che farà schifo, dici la colza fa schifo, in realtà guardate un po', questo è l'olio di oliva. Allora qui il viola è la parte quella buona, perché, scusate, prima non ve l'ho detto, qui monoinsaturi sono i migliori. Poliinsaturi, negli anni 80, vi ricordate di Don Castelnuovo che saltava la staccionata per convincerci che l'olio di mais era meglio dell'olio di oliva? Perché uno dice poli è meglio di mono. Per il corpo abbiamo detto no, quello che sta nel mezzo è il meglio. E infatti dopo gli studi ci hanno fatto vedere che poli non era meglio di mono. Poli è meglio di saturi, qualsiasi cosa è meglio di saturo. Però per noi, Homo sapiens sapiens, i migliori sono i mono. E quindi, eccoci qua, e quindi la colza, guarda caso, così. Il girasole va bene perché c'ha i poli, e dopo vedremo una cosa, e chiaramente quello di lino c'ha il linoleico, da cui prende il nome, e anche questo dovrebbe entrare. Mentre vedete qui cocco, perché tutti, dopo ce ne abbiamo, palma e palmisto, lo sappiamo, ma cocco, ragazzi, è pure peggio. Cocco è quasi completamente saturo. Andiamo avanti, dopo te le lascio. Allora, etichettatura, qui, oh ragazzi, qui dovete obbligare a mettere le cifre. Adesso non so se è diventato obbligatorio, perché fino a qualche tempo fa appunto si poteva non mettere la grammatura, bastava metterli in ordine. Quindi farina di frumento, ecco perché i tucchi, un prodotto da forno, perché sono i più buoni, perché al secondo posto c'è grasso vegetale. Se c'è scritto, se c'è scritto grasso vegetale, state sicuri che non è olio di oliva, ma è, nella migliore delle ipotesi, palma, chissà che altra schifezza. E il paradosso della margarina: arriva un americano, seconda guerra mondiale, in Italia, Angel Keys, al seguito dell'esercito americano, dice: ma perché in America i miei pazienti hanno tutti l'ictus e l'infarto, e qui a Napoli non ce l'ha nessuno, in campagna non ce l'ha quasi nessuno? E scopre la dieta mediterranea. Quindi la dieta mediterranea è stata scoperta non da un italiano, non è una questione di campanilismo, ma Angel Keys. Allora il problema è che lui ha detto questi grassi vegetali, il problema dei grassi vegetali è che sono liquidi, proprio perché più una roba è densa, ecco perché la Nutella fa male, perché come la spalmate sul pane si spalma nelle vostre arterie. Allora qualcuno dopo si è messo negli anni 50 a dire: ma come facciamo a rendere un grasso vegetale spalmabile, no? Ha detto: ma guarda qui, qui c'è sto legame che se io lo spezzo e ci metto un atomo di idrogeno qui, un altro atomo di idrogeno qui, mi diventa solido. Ah, che invenzione, la margherina è vegetale ed è spalmabile. Peccato che quel doppio legame era il punto cruciale, famoso, l'abbiamo detto prima, saturo, poliinsaturo. E se io lo spezzo e ci metto dell'idrogeno, sapete come si dice in chimico? Idrogenati, non i grassi idrogenati. Quindi la prima, veramente, quella è stata involontaria, però vi assicuro che chi ha fatto la margherina era convinto di fare una cosa bella. Poi, perché ci vuole tempo per vedere i risultati, il risultato immediato può essere effimero, effimero positivo, effimero negativo,
La scienza cosa fa? Aspetta, misura, misura, aspetta, rimisuri e paragoni e poi fai i conti. Quindi questa barzelletta mi piace perché dice: ma non c'è niente in questo negozio che non ci abbia grassi, saturi, trans, altre cose. Sì, le sigarette, perché a questo punto veramente le sigarette, che fanno malissimo, non è un invito a fumare, e anzi sono meno tossiche. Oh, l'olio di palma, adesso non so se grazie a Mirko, grazie a chi altro, è diventato il nemico pubblico numero uno e tutti abiurano e negano di averlo mai usato. L'olio di palma, senza olio di palma, tant'è vero che anche su internet non gira anche benzina senza olio di palma, qualsiasi cosa, vestito senza olio di palma. La mia domanda è: se non ci specificano cosa c'è dentro, potrebbe esserci di peggio? Cioè, questi almeno l'hanno scritto con olio di semi mais, ma che no, il cocco. Se ci mette il cocco preferivo il palma, che almeno un minimo di vitamina A c'è. Andiamo avanti. Quando vi ho detto ci sono tre cibi, questa è un'altra delle mie diapositive classiche, che fanno male, basta, le patatine fritte. Come vedete, indipendentemente dalla marca, un etto, quando eravamo piccoli noi il sacchetto era da 30 grammi, col fischietto e il pupazzetto ci poteva stare, un etto di patatine c'ha più di 500 calorie. Le Pringles perché sono le più buone del mondo? Perché non sono patatine, sono delle poltiglie di schifezze studiate in laboratorio da chimici, biochimici che sanno come esaltare il nostro istinto, poi vengono stampate tutte uguali, ecco perché ci avete 80 fette tutte uguali, il tubo è da 2 etti e quindi c'è gente che non mangia la pasta perché gonfia e poi fa l'aperitivo con 1200 calorie. L'altra cosa, ormai l'avete capito, è arrivato il signore da Ferrero, no, il killer che mi segue, è la Nutella. Non andiamo oltre e vi riporto, per farvi solo ricordare, ma nel frattempo voi siete altrettanto bravi a ricordare quali sono quelli che usavano i nostri nonni, quali sono quelli della nostra genetica e quali sono quelli che noi dovremmo usare, senza andare a cercare cose da altri paesi che possono essere estremamente dannose, ma anche se non sono dannose non ci danno niente di più. Io dico sempre: l'olio extravergine d'oliva lo venderei in farmacia perché è veramente una medicina, c'ha dentro tutti gli acidi grassi essenziali, perché alcune cose il nostro corpiccione non le sa sintetizzare, o le assumiamo con l'alimentazione oppure no. Il colesterolo, per esempio, anche se non lo assumiamo con l'alimentazione, lo sa sintetizzare, anche, anzi il 90% del nostro colesterolo circolante è prodotto dal nostro fegato. E meno ne mangiamo, più ne produce. Le ragazze anoressiche hanno valori sui 350, giusto sempre per smontarvi alcune idee strane che possono girare nella testa. L'olio extravergine d'oliva, dicevo, c'ha tutti e due gli acidi grassi essenziali, c'è i polifenoli che sono antiossidanti eccezionali, la vitamina E antiossidante, vitamina dell'eterna giovinezza, così. Anche qui però va fatto bene, va prodotto bene, va conservato bene, non nelle bottiglie di plastica, non nelle bottiglie trasparenti, perché sennò tutte quelle belle sostanze con la luce e con il calore si deteriorano e poi le perdiamo. Quindi anche qui state calmi e usate l'olio extravergine di oliva, perché anche qui ci vorrebbe il mio corso, un vino dura 6 mesi, non posso riassumere 6 mesi, però anche qui le calorie, che adesso è sconcerto, non sono tutte uguali, nel senso che il nostro corpo non utilizza tutte le calorie come calorie per il grasso, proprio come in una costruzione. Un tavolo sì, lo posso mettere nel camino per bruciare, ma lo posso, cioè il legno ma lo posso usare anche per fare un tavolo, quindi anche lì non abbiate paura delle calorie. Un altro amico, nemico è il sale, un altro veleno potentissimo è il sale. Perché noi usiamo tanto sale? Anche questo è un retaggio storico, il sale in passato era talmente importante che il legionario romano veniva pagato con il salario. Il salario era il sacchetto di sale che aveva girato per tutta Europa, smantellato la gente, messo a rischio la sua vita, e con cosa veniva pagato invece che con l'oro? Col sale. Perché era importante? Perché serviva per conservare i cibi in inverno, non c'era il frigorifero. Adesso noi il frigorifero ce l'abbiamo, tutti questi cibi sotto sale ci intossicano, liberiamoci del sale, perché come vedete il sale in eccesso, ma l'eccesso è veramente minimo rispetto alle dosi, crea il cancro. Non solo il cancro, ma anche l'osteoporosi, problemi al rene, perché se c'è troppo sale il rene, che è il filtro, lo deve smaltire, l'obesità, l'infarto. Attenzione al sale nascosto, perché è già nascosto, ecco perché anche il sale, come lo zucchero, non ha nessun senso
la giunta. Attenzione alle etichette, perché vi prendono in giro, dice quant'era la dose? Ah sì, 3 grammi, 6 grammi. Allora loro usano il trucco che invece che mettere sale mettono solo il sodio, che è solo una parte, no? Della molecola, quindi i numeri sono più bassi, però il danno è equivalente. Infatti vedete 0,405 di sodio equivale a un grammo 2 di sale come rischio e pericolo. E quindi qui va spiegato bene anche questa scuola, limitarlo, limitare tutti i cibi salati perché non servono il sale, il cloruro di sodio che ci serve già è contenuto dentro gli alimenti. Quindi continuate a mantenere la calma e già abbiamo tolto il sale e lo zucchero. Arriviamo nel terreno pericoloso. Allora, che le carni fossero pericolose, l'aveva detto Veronesi, ma l'avevano detto già prima di lui e l'abbiamo detto sempre tutti, e soprattutto queste sono assolutamente pericolose, tant'è vero che appunto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità le ha messe nel gruppo 1, che sono le carni, indipendentemente dal colore, di solito si sono tutte quelle rosse, però lavorate e anche qui salate. E un'altra preparazione a base di salse di carne, state attenti, che è anche il dado che noi utilizziamo per i bambini per fare il brodino a minestrina veloce, che non ci abbiamo tempo, è un concentrato di schifezze, di sostanze tossiche, perché quello sta in fondo a tutti i processi di lavorazione. Cioè dal filetto ci faccio il filetto, la carne storpia ci faccio la carne macinata, le ossa le trituro e ci faccio il würstel, quello che è rimasto sotto agli scarponi ci faccio i bocconcini per il cane, quello che mi è rimasto inzippato, quello che mi sono pulito gli scarponi, ci faccio il dado, l'estratto di carne. E non voglio fare terrorismo psicologico, però vi assicuro che questo è così. Altre cose, attenzione, perché poi invece appunto i muscoli, i tagli buoni sono nel gruppo 2. Attenzione, perché vi voglio dire che nel gruppo 1 c'è anche i raggi solari, qui nel gruppo 2 ci sono anche i raggi ultravioletti, quelli normali che prendiamo al mare, se andiamo in montagna ne prendiamo molti di più. Quindi cerchiamo sempre di leggere e capire il dato, che una sostanza faccia male, sono d'accordo, l'ha detto già Paracelso e vi ho già detto anche l'acqua fa male, se la prendiamo in eccesso, ma se la prendiamo alla giusta dose, come il sole d'estate, se lo prendiamo alla giusta dose ci fa bene, ci fa produrre la vitamina D, se lo prendiamo in eccesso ci bruciamo, se lo prendiamo troppo ci fa venire anche il cancro. Quindi ricordiamoci ogni tanto anche di quello che ha detto Paracelso. Queste qui obiettivamente fanno male, carne lavorate tipo il Wüst, così uguale ai raggi X, che purtroppo anche questi ce li prendiamo dal cosmo perché madre natura ce li manda, però anche qui io vedo certe volte gente super salutista che poi si accende la sigaretta, a quel punto sinceramente la sigaretta fa molto peggio. Quindi la carne rossa fa male? Sì, in eccesso, troppa carne rossa fa tutte queste cose che sono tutte vere, nessuno può negare che non siano vere, sono tutte vere, però ho sottolineato il troppo. Tra l'altro abbiamo anche qui gli esperimenti, non si fanno solo sui topi ma si fanno anche su noi stessi con le abitudini positive o le abitudini negative. Ci sono alcune zone d'Italia dove il rischio di cancro allo stomaco è molto più alto, proprio perché sono zone dove si mangia molta più salumi, molti più insaccati, molta carne rossa, soprattutto cotta alla brace, perché dopo la carne rossa può essere un inizio, ma se poi io la brucio, che è la carne più buona fatta alla brace, però attenzione, perché le amine eterocicliche cotte troppo e i grassi idrocarburi aromatici cotti troppo, questi sono assolutamente cancerogeni da soli, e anche se io brucio alcune cose di origine vegetale posso avere le stesse sostanze, perché abbiamo detto sia le amine che i grassi, ci sono anche i grassi vegetali, quindi sempre attenzione, proprio perché è vero che la carne rossa fa aumentare il 10% il cancro del colon negli Stati Uniti, chi lo può negare? Chi dice che non è vero non ha studiato, perché è vero, però attenzione,
perché per esempio in Cina hanno l'aumento del 25% del cancro dello stomaco rispetto sempre al resto della popolazione mondiale. Perché? Perché bevono il tè verde, che è una bevanda che anche quella andrebbe venduta in farmacia, a temperatura troppo bollente. Ed ecco che di nuovo il calore, l'eccesso di calore è una noxa, è un danno per il nostro organismo. E che dire poi di questi puretti in Mozambico, questi big food non arriva, big pharma non arriva, non arriva niente, mangiano come mangiavano gli antichi egizi e c'hanno il cancro del fegato 90% più alto di tutto il resto della popolazione, di tutto il resto del mondo. Allora cosa dobbiamo dire? Che anche i cereali fanno male, a questo punto non mangiamo più niente? Dov'è la gabola? È sempre qui, perdonatemi. Però il faraone dell'antico Egitto aveva delle leggi sul controllo della produzione e soprattutto dell'immagazzinamento del grano che erano severissime, perché già avevano capito che se non lo immagazzini bene un cereale, cosa fa? C'è qualcuno, agricoltore, altre cose, fa le muffe, e alcune muffe producono le aflatossine, e le aflatossine sono cancerogene. Allora lui voleva che il grano fosse il migliore, perché con quel grano sfamava il suo popolo era il suo esercito che lo difendeva e conquistava. Ora, da noi, siccome l'industria alimentare, ma correggimi se dovessi sbagliare, è l'industria alimentare che ha dato il mondo, tutti pensano all'industria della guerra, l'industria dell'automobile, l'industria del farmaco, no, sono le sette sorelle che producono alimenti, perché la guerra, gli aerei, quanti ne dobbiamo comprare? 15, 30, non si sa, quanto costa? 15 milioni, però fate un euro per 6 miliardi di popolazione, basta un euro a testa che è speso 6 miliardi. E quindi cosa è successo? Che questi sì che sono criminali, che utilizzano il grano, e qui questa foto è fantastica perché è proprio la sintesi, perché non esiste più destra, sinistra, noi veramente da Berlusconi, con Renzi nel campionato, quindi il Renzusconi, il renzusconesimo, quello che era come lo chiamo io proprio, e ha prodotto questo. E se questo te mette questa come ministro della salute, cioè, cosa possiamo ottenere se non questo risultato? Il problema è tutto qui, e qui dovete intervenire. Allora, se la carne da sola facesse aumentare i muscoli, noi saremmo tutti come Schwarzenegger. Quindi, anche qui, non sto dicendo che bisogna mangiarla, non sto dicendo neanche però che non bisogna mai mangiarla. La scienza, per il momento, certificata, dice che due volte a settimana, non più di due volte a settimana, non fa male. Se poi faccia bene... sì, è un altro discorso, che faccia bene a tutti, qui stiamo parlando sempre in generale, perché poi se entriamo in casi particolari, allora il discorso si apre. Una cosa che vi voglio far notare è la differenza tra queste due bistecche, allevata a cereali in una stalla chiusa, allevata a pascolo. Lo vedete? Lì si vede molto meglio, cioè proprio, sono due cose diverse, sono due cibi diversi. Le proteine, queste per fortuna sono ubiquitarie, sono i 20 aminoacidi. Attenzione perché durante la crescita i nostri bambini hanno una fisiologia che è diversa dalla nostra. Il mio professore di pediatria mi diceva sempre: il bambino non è un piccolo adulto. Infatti la pediatria è una categoria a sé, è una specializzazione a sé, proprio perché le cose, come funziona il corpo dell'adulto e il corpo del bambino, non è uguale. E quindi non possiamo confondere le cose tra adulti e bambini. I bambini vanno tutelati in maniera diversa e devono fare delle cose diverse. Su questo famoso valore biologico arriviamo subito a quella classica: è vero che mangiare i fagioli hanno le stesse proteine del bovino? Assolutamente sì, abbiamo detto gli aminoacidi sono quelli sul pianeta Terra, però io che peso 70 kg devo mangiare 70 grammi di proteine al giorno, dove le trovo? In 700 grammi di borlotti, insomma. Però hanno 931 calorie. Se mi affido al bovino, facendo finta che mangiassi un monoalimento, ne basterebbero 341 grammi, che anche come calorie ce n'hanno di meno. Allora uno dice, vabbè, chi se ne frega, io mangio di più e consumo di più. Il problema però è qui il famoso aminoacido limitante, la metionina. Come vedete qui il rapporto è 5-1, e siccome noi non siamo borlotti, non siamo vegetali, le nostre proteine sono un pochettino più simili a quelle
del bovino, per fare tutte le nostre proteine abbiamo bisogno del quintuplo della metionina e il borlotto da solo non me le dà. La cosa interessante è che prima di Big Pharma, prima di Big Food, prima di tutti, i nostri avi avevano visto che mettendo insieme cereali e legumi la forza c'era, pur non conoscendo gli aminoacidi, e qualsiasi civiltà l'ha capito, quindi non è un qualcosa che è venuto dall'alto, è proprio stata una scoperta nostra, perché gli Inca associavano i fagioli rossi con il mais, in Asia la soia con il riso. Attenzione all'eccesso proteico, perché abbiamo detto qui ci sono dei limiti. Quindi sta benedetta carne rossa, da dove veniamo? Veniamo da qui, ricordiamocelo. L'energia sul nostro pianeta arriva dal sole, se si spegne il sole siamo tutti morti nel giro di poco tempo. Il sole noi non lo sappiamo sfruttare direttamente, sono le cellule, sono le piante che riescono grazie alla clorofilla a trasformare l'energia del sole in energia organica, qualsiasi essa sia. Noi non ce l'abbiamo la clorofilla, quindi questo primo passaggio non possiamo trasformare acqua, carbonio e azoto con l'energia del sole in niente. Loro sì. Scusate. Poi c'è tutta la catena evolutiva, pian piano, fino ad arrivare ai predatori. E anche qui cioè, l'erbivoro non può e non deve mangiare carne, perché gli mancano dei sistemi digestivi. L'elefante non è obeso, l'elefante madre natura l'ha disegnato così. E lui mangia grandi quantità di energia, c'è un apparato digerente molto particolare, completamente diverso dal nostro. E loro, dai vegetali, riescono a fare tutto, cosa che i carnivori non riescono a fare, perché i carnivori mancano alcuni enzimi. E come fanno ad ottenere tutte le cose? Approfittano dello scalino prima, quindi mangiando gli erbivori riescono ad avere tutto. E il bello è che gli erbivori, tra l'altro, gli hanno facilitato il lavoro, perché hanno concentrato, visto che loro hanno muscolature più potenti, esigenze energetiche più potenti, così. Ora, noi cosa siamo? Noi siamo derivati dalle scimmie. Mi dispiace per chi crede al contrario, ma le scimmie, quelle che sono rimaste adesso, non sono in grado di andare a caccia, ma se trovano carcasse animali se le mangiano tranquillamente, perché anche le scimmie sono onnivore. Il fatto della dentatura dovremo parlarne 12 ore di seguito, ma vi assicuro che non sono frugivore e basta. E quelli che sono rimasti frugivori sono un altro ramo, perché noi non siamo un ramo diretto, ci sono state varie biforcazioni. Neanderthal, per esempio, si sono estinti, noi non siamo la conseguenza dei Neanderthal, siamo un altro ramo. Quindi cerchiamo sempre di capire che cosa è successo e da dove veniamo. La paleo diet, che qualcuno dice sì sì, bellissimo, questo c'era la paleo diet, questo non c'era, quindi questo fa male. Sì, però attenzione, perché tra paleolitico e noi in mezzo ci abbiamo avuto il mesolitico e il neolitico. Il neolitico ci ha avuto l'età del rame, del bronzo e del ferro, cioè c'è stata una evoluzione molto molto lunga, da 2 milioni di anni a 5.000 anni fa, e noi siamo questo risultato. Quindi quello che facevano 2 milioni di anni fa è importante per capire quello che facciamo oggi, però non funzioniamo uguale. E nel momento in cui la scimmia antropomorfa inizia a prendere lo stradello che lo porterà a noi e introduce la carne, lo sviluppo della massa cerebrale inizia ad aumentare. Quando introduce il fuoco permette di assimilare meglio alimenti, perché sono già stati in parte digeriti e trasformati dal calore, ecco che la nostra capacità cerebrale si è evoluta ancora più velocemente, ed è grazie a questa cosa qui che noi abbiamo costruito i computer, le macchine e voliamo. Ok? Scusate. Quindi, se vegani è una moda, io sono contro i vegani. Se vegani è una filosofia, io sono a favore di tutte le filosofie. Quindi mi raccomando, se fate una scelta la dovete fare consapevoli e informati. Qui quante chic, appunto, varie cose, questo poi c'è zuppa proprio di biscotto. Oh, che lui chiama degli esperti. Allora, io capisco che per voi uno che parla lì è un esperto, ma per me tutti quelli che parlano lì, nessun esperto, anche il buon
come si chiama, calabrese, che è bellissimo, cioè lui proprio ha le physique du roi, ragazzi. Io mi farei curare da calabrese a qualsiasi cosa se non avessi avuto in mano e avessi ancora nella memoria del mio progresso computer il suo curriculum vitae, perché lui mi lanta mille robe, ma io so, professore a contratto, combina tre cose, ma c'ho una cattedra, ogni anno discuto 12 tesi, questo c'ha un sottoinsegnamento, sotto scale e altre cose, perché tanto se sta in televisione non basta insegnare, se sta a insegnare non c'è il tempo di andare in televisione. Allora, questi grandi esperti, se noi andiamo a un congresso nazionale, io all'ultimo congresso nazionale di dietetica e nutrizione clinica, mi hanno invitato a parlare della curcuma, proprio perché siccome io ho su tutti gli effetti positivi della curcuma, anche lì la scienza sta facendo grossi passi avanti nel comprendere quello che gli indiani e i cinesi già avevano compreso 4.000 anni fa. E ci sono tutti i massimi esperti, ci sono due società, calabrese ragazzi, non si vede, cioè quelli che stanno lì, per non parlare poi dei cacciaroni, lemme, quelli che vengono a chiamare. Quindi fare questi paragonismi così, io non voglio né scontri né niente, è vero, ci sono dei paradossi anche in natura, perché la pianta carnivora, no? Dice ma porca miseria, io che sono onnivoro, voglio diventare, poi scopri così. Però questi li lasciamo ai cacciaroni. Noi quello che vogliamo fare è la chiarezza e l'informazione. Allora, dobbiamo distinguere, e purtroppo ogni giorno qualcuno si inventa qualcosa, la dieta vegetariana va benissimo. Perché? Perché abbiamo addirittura le semi vegetariane che escludono solo le carni rosse, ma tutto il resto degli alimenti li mangiano. E qui non c'è nulla in contrario. La latto-ovo vegetariana esclude carne e pesce, però appunto latte, derivati e uova le accetta, e anche qui non ci sono problemi. Le latto vegetariane che prendono solo il latte, a quel punto io dico ma scusa, pigliate pure un ovetto ogni tanto in modo che stiamo pure più tranquilli, però fino a qui ancora ci siamo. Quando entriamo nelle restrittive, come ho già detto prima, al corpo umano le restrizioni, le cose estreme non piacciono. Quindi la vegana è un po' troppo restrittiva. Poi ci abbiamo crudiste, fruttivore, granivore, che si ispirano a dei concetti che non hanno nessun senso dal punto di vista né evolutivo né della nutrizione umana normale come la conosciamo noi. Inizio a scorrere velocemente perché il tempo è... Allora, i fruttariani, i canarini... Cioè, i canarini campano solo col miglio e la lattuga, ma questo lo so pure io, ma ve l'avrei detto io, però non vedo canarini in questa stanza. Loro hanno tutti i sistemi enzimatici per cui dal miglio e dalla lattuga ottengono tutto. Che il mio caro amico Mario Panesi dica che noi col miglio curiamo il cancro, non è così. Non è così, e gliel'abbiamo anche dimostrato. Che il miglio faccia bene, sono d'accordo, lo mettono anche nei croccantini, altre cose. Che il miglio da solo faccia tutto, non è così. Qui andiamo avanti, appunto, per dire che fatta bene anche tutte le varie diete, società scientifiche. La dieta macrobiotica, come ho detto, l'ho praticata, l'ho seguita, anche questa prima andava molto di moda, adesso è un pochettino scemata, e anche loro hanno delle idee un pochettino strane. Mario Panesi si vanta di avere la terza media, aver letto il testo di macrobiotica orientale. La macrobiotica orientale è completamente diversa dal punto macrobiotico italiano, perché lui ha letto sto testo e poi ha fatto un riassuntino con i 5 organi, le 5 stelle, ha trovato questi equilibri solo nella sua testa. Come dicevo prima, lui dice che ci sono 2000 aminoacidi, io dico che ce ne sono 20. E gli ho chiesto una sera a cena, no? Così dico, guarda Mario, se te, io per i miei 20 te li posso far vedere, toccare, montare, smontare. Se te me ne fai vedere solo 10 dei tuoi 2000, io sto a posto perché io vinco il premio Nobel, no? E divento il tuo più grande profeta. Tu non li puoi vedere. Quando uno mi dice che io non posso vedere una cosa, dopo qui, se parliamo di filosofia, è un'altra cosa. Quindi anche qui, come vedete, poi ci sono società scientifiche, l'ADA, American Diabetes Association, quindi dice che ben pianificata anche per il diabetico la dieta vegetariana produce dei...
dopo dobbiamo entrare un attimo nel dettaglio, perché è ben pianificata. Allora, qui c'è tutta una serie di letteratura, poi ci sono anche i nostri amici, i tuoi amici, il professor Pinelli, dove però anche lui qui, Beck Parent, però poi parla della vegetariana. Ed è qui dove a me dà un pochettino fastidio, perché qualcuno, per ben, non parlo di Pinelli, parlo in generale, qualcuno per vendere magari il suo libro, io ho scritto alcuni libri che non si trovano a pagamento, perché io li davo gratuitamente, quelli che ancora c'ho le copie li do, perché se io voglio informare non è. Però questa è sempre una mia filosofia. Però stiamo attenti dove veg, se è vegetariano, non c'è niente da obiettare. Se è vegano, io qualche piccola obiezione ce l'ho da fare e ci arriviamo, perché queste sono le caratteristiche della dieta vegetariana e ci abbiamo tutta una serie di cose, di vantaggi che nessuno può negare. Sul vegan è la carenza che a volte si raggiungono, perché poi anche lì se uno magari o si distrae o trasgredisce o non sa di assumerlo o fa una cosa che per me però è più strana di seguire una dieta, e adesso la dico qual è, allora magari non ce l'ha le carenze, però io le carenze non le ho lette sui libri, io le carenze le vedo a torrente, io dopo non vado sui giornali perché un vegano è arrivato paralizzato e ci abbiamo messo 15 giorni per rimetterlo in piedi, però ci sono, per la privacy non vi posso fare i nomi e cognomi, ma se non ci credete io come San Tommaso vi faccio mettere il dito. Quindi attenzione, vitamina B12 lo sanno tutti, e infatti appena arriva ricoverato in neurologia, quindi i problemi sono neurologici, il neurologo inizia a paccare con la vitamina B12. Molti partono perché c'erano solo quella di carenza, se non ripartono poi chiamano me e allora dico: ma abbiamo dosato zinco, rame, la vitamina D, altre cose, dosiamo queste, anche qui troviamo valori sotto i tacchi. Quindi attenzione sulle proteine, l'abbiamo già detto, attenzione ai vari fabbisogni che cambiano con il passare dell'età, abbiamo già detto la complementarietà, però per mantenere valori adeguati dovremmo farci delle grandi attrippate. I miei nonni stavano in mezzo al campo 12 ore, andavano in giro in bicicletta, quindi tutte queste calorie le consumavano, noi un po' meno. E quindi per gli cereali, l'aminoacido, l'imitante, la lisina, per i legumi abbiamo già detto la metionina, vi faccio vedere però ragazzi che anche qui la lisina è vero che i legumi ce l'hanno, però è sempre la metà rispetto a quella che c'è dall'altra parte, quindi se ciò fa bisogno aumentare. Ed ecco qua il colpo di scena, eccezione della soia, ecco perché la soia è diventata molto di moda, la soia c'ha tutto, altre cose, perché effettivamente la soia c'è la carne, ma guardate un po' chi c'è, e sai cosa sono i lupini, sì, no, perché, no, perché sai, gli studenti, altre cose, te sai cosa sono i lupini? Però questa è tutta gente acculturata, perché vi assicuro che i lupini, che era quello che mangiavamo noi al cinema, vi ricordate quel sacchettino già, invece dei popcorn cotti nel burro con sopra il sale, il lupino che ti faceva passare bene ed era salutare. La digeribilità, la dieta onnivora è più digeribile della dieta lato vegetariana. Perché? Perché qui c'è un po' troppa fibra, il troppo è come niente, quindi anche lì la fibra intrappola alcune cose, quindi facciamo un pochettino più fatica, non ho detto che non è digeribile. La fibra è una cosa fondamentale che serve per aiutare l'intestino, il famoso problema del calcio, attenzione, i fabbisogni variano da età a età, dobbiamo introdurre i latticini, ma io ho letto che con i latticini dopo si perde, se mangio troppo formaggio si perde il calcio, è vero o non è vero? È vero, è vero. Perché? Perché per digerire ha bisogno del calcio che lo prende dalle ossa. No, non è proprio così. Però io non so. No, non è per digerire, no, il problema è che è l'eccesso, come al solito, l'eccesso, ma udite udite, è l'eccesso di proteine. Allora, il formaggio è un alimento iperproteico. Se mangio tanto perché c'è tanto calcio, ma ho mangiato troppe proteine, abbiamo detto, il nostro corpo non le sa gestire, le butta via. Chi le butta via? Il rene. Il rene, per buttare via le proteine, deve scambiare con una molecola, con un atomino, che in questo caso è il calcio. Però il mio rene, quell'aminoacido, quella lisina, se era venuta dal borlotto, era venuta dal formaggio, non lo sa, perché la lisina è universale, a seconda di come la monto poi sto.
E quindi succede la stessa cosa anche se mangio troppe proteine vegetali, quindi non è l'eccesso di formaggio, è l'eccesso di proteine. E anche qui equilibrio, stiamo attenti dove lo trovo il calcio nel mondo vegetale. Sì, è vero che c'è, però anche qui per tirarlo fuori, questo qui è quello che dicevamo prima, no, sul paradosso del calcio, per tirarlo fuori il calcio, e questa qui è la spiegazione proprio, no, di quello che vi dicevo, per cui deve essere escreto con il rene. E tra l'altro la stessa cosa succede con il sale, ecco perché il sale fa male, l'eccesso di sale lo devo scambiare e butto via anche quello. Questa è una cosa fondamentale, per favore, perché qui no, veramente mi arrabbio e toglierò tutto tranne questo. Allora, il pH del nostro sangue è 7.4. 5 in più, 5 in meno è la vita. Da 7.45 a 7.35 va sempre bene. Se poco poco sale, mi abbasso, vado in acidosi, e con l'acidosi metabolica che è 7, se arrivo a 7 sono in acidosi e sono già in coma e sono ricoverato in rianimazione, possibilmente, perché se no non muoio. Se in rianimazione non riescono a ristabilire il motivo per cui si muore. La stessa cosa succede, come vedete, da quest'altra parte con la stessa varietà di numeri. L'alcalosi metabolica non fa bene. L'alcalosi metabolica produce il coma. E se continua ad aumentare il pH del sangue, va oltre all'8, quando arriva a 9-10 sono morto. Non ci arriva a 9-10, ma a 10. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa noi introduciamo nel nostro corpo ha un suo pH, ma quella cosa sul pH del sangue non ci può arrivare, perché prima di arrivare al sangue il nostro organismo ha una ventina di sistemi con due organi deputati che sono uno il rene e uno il polmone, per cui a ogni cambiamento subito interviene e se non riesce a ripristinarlo si muore, non ti viene i capelli bianchi o ti aumenta la panza o non funziona il pippo. Quindi mi raccomando, su questo argomento ne possiamo parlare, e vale per tutti gli esseri viventi, anche i batteri acidofili. Per ammazzarli è semplicissimo, perché lui ha un altro suo valore, basta cambiargli il pH e muore, più efficace di qualsiasi antibiotico o altre cose. Ok, devo correre, attenzione, perché il calcio vegetale è vero che c'è, però gli ossalati, i fitati, i processi di cottura ce ne fanno perdere un po' e assorbire un po' di meno. In alcuni alimenti come le mandorle c'è, attenzione perché ci sono anche le calorie. La vitamina D, questa grande amica che ormai è dappertutto, fa tutto. Nel bambino mi raccomando non scherziamo, perché il deficit di vitamina D nell'adulto ti può dare l'osteoponia, ti può dare l'osteoporosi. Nel bambino dà il rachitismo. Il rachitismo dalle nostre latitudini è sparito, cerchiamo di non farlo ritornare, perché non vi ho messo la foto perché erano un po' troppo impressionanti vedere, ma si vedono ancora oggi, ricompaiono bambini rachitici. Allora, un conto è che hanno una malnutrizione perché non ci avevano da mangiare, un conto è perché noi gli abbiamo dato alcuni alimenti. Purtroppo anche qui la maggior parte della vitamina D ci viene dal mondo animale, ma io ho letto che i funghi ce l'hanno, sì, funghi porcini, buonissimo, ottimo alimento, va mangiato, questa stagione va benissimo, però guardiamo sempre anche le quantità. Vi faccio vedere il paradosso, uno dice la vitamina D, il calcio e proteine, mangio la ricotta che ha pochi grassi, ho fatto l'amplenum, la ricotta, la vitamina D ce l'ha meno dei funghi. Per questo i formaggi fanno bene, i formaggi fanno male. Di cosa stiamo parlando? Di calorie, di proteine, di calcio? Iniziate sempre a entrare nel dettaglio, perché chi generalizza casca nei trappoloni. Quindi di cosa parliamo? Vogliamo parlare di calorie, vogliamo parlare di salute, vogliamo parlare di acidosi, vogliamo parlare di filosofia? Parliamo. Noi siamo fortunati rispetto ai popoli nordici, perché con l'esposizione riusciamo a produrla un pochettino. Il rapporto omega 6 omega 3 non si può entrare nel discorso. Il ferro, anche qui, il ferro, sapete, gli spinaci, no? È un po' un trucco, un paradosso, così. Lo troviamo, però tra i 300 grammi, questa non si vede, non la potete vedere, allora, qui c'è scritto 300 grammi di fegato, obiettivamente, o 600 di carne, 2,5 kg di spinaci, questa è la vera equivalenza, perché a volte troviamo
delle foto, delle figure con delle equivalenze che o chi l'ha fatte, poretto, non sapeva fare le conversioni e quindi l'ha fatta in assoluta buona fede, oppure qualcuno ha giocato su due sistemi di misura diverso e ha fatto il gioco delle tre carte, e lì dopo mi arrabbio un po' di più, perché se uno fa un errore, se io dico adesso inizio a studiare l'astrofisica o l'ingegneria del territorio, dico una cosa che è sbagliata, l'ho fatta in buona fede. Se qualcuno invece inizia a fare cose strane, quello dopo non mi piace. Lo zinco nessuno sa che è un alimento importante, una cosa fondamentale. Senza zinco ci fermiamo, perché sapete dove sta lo zinco? Nei mitocondri. La nostra centrale termogenica funziona con lo zinco. Se lo zinco si abbassa, non è solo i capelli e le unghie che sono sito, ma non funziona più niente e si rimane paralizzati. Con, anche qui con l'acidità, col limone lo possiamo estrarre. La benedetta B12, anche qui dobbiamo stare attenti, perché alcune cose che ci dicono nelle alghe c'è, nei germogli c'è, è vero, c'è. Però se io vi dico ragazzi, vuoi lavorare con me, ti pago in euro, moneta corrente della Repubblica Italiana, a fine mese ti do 100 monete da un centesimo, te cosa mi dici? 100 monete, dico ti ho dato 100 monete, già 100 euro sarebbero stati pochi, mi dovevi dare 100 banconote da 100, che già potevamo bisogno. Quindi stiamo sempre attenti alle quantità e ai fabbisogni. Mamma mia, è troppo tardi. E quindi attenzione, perché la vitamina B12, le carenze reali esistono, danni segni neurologici, se il tempo è limitato i danni sono limitati e reversibili, per periodi prolungati non va bene. Quindi lato vegetariani, come ho detto, non c'è nessunissimo problema, perché lì c'è. Queste sono le raccomandazioni vegetariane dell'ADA, dove c'è la variazione e introdurre queste minime quantità di cose. Ah, ho letto che la Cleveland ha detto, è assolutamente vero, ma sempre per consumi eccessivi. E ritorniamo ai nostri nonni. Questa era il mio nonno, un maiale, una, due famiglie, loro erano poveri, un maiale e due famiglie, gli bastava 365 giorni. Se noi andiamo tutti i giorni a comprare il prosciutto, è sbagliato, è questo che ci fa male. Loro del maiale non stavano mai niente, e non sono morti, nessuno di questi è morto per tumore. Fitosteroli, mamma mia, ma c'è lo studio dell'università che dimostra che questa, allora se andiamo a vedere questa Università Cattolica di Roma, mica Pizza e Fichi, che cosa hanno dimostrato? Che tra il prima che uno faceva come gli pare, dopo che ha preso questo, gli si è abbassato del 10%. Allora, se voi vi andate a dosare il vostro colesterolo adesso no perché c'è Natale, dopo Natale, e poi fate qualsiasi cosa, iniziate a mangiare cioccolato fondente, iniziate a bere tebaccia, iniziate a strillare alla luna, vedete la stessa perdita, perché qualsiasi modifica dello stile alimentare vi fa fluttuare di un 10% il valore di colesterolo. L'alcol, attenzione, anche qui va regolamentato, perché i nostri giovani bevono troppo alcol senza accorgersene. E l'alcol, come vedete, è molto più cancerogeno della carne rossa, il sale, lo zucchero, così. I coloranti, qui è meglio che non entriamo nel discorso, a questo punto mi dite, ma c'è qualcosa che fa bene? Sì, i prodotti vegetali fanno benissimo, ma attenzione che l'alimentazione è solo uno dei quattro fattori che vanno a intossicare, a stressare, a ossidare, perché la vecchiaia è ossidazione. Lo stress, l'attività fisica intesa sia come sedentarietà che come eccesso e soprattutto l'inquinamento contano molto di più. Come possiamo fare per disintossicarci? Qui abbiamo tutte le piante, la frutta, la verdura che ci fanno benissimo, le attività antiossidanti, poi queste diavolo le lascio a disposizione di tutti. Anche qui abbiamo 20 cibi fantastici che non devono mai mancare. Anche qui, come vedete, il vino rosso e il cioccolato fondente non al latte, la frutta secca oleosa, ci faccio una lezione a parte, i 5 colori, adesso questa l'hanno ripresa, ma questa è 10 anni che la faccio vedere, le 5 porzioni di 5 colori, questo non deve mai mancare. Sei vegetariano, sei vegano, sei carnivoro, che non esiste, io non sono carnivoro,
che sono onnivori, io mangio la carne una o due volte a settimana, il pesce quelle altre due volte, i formaggi una volta, le zuppe che ho detto, una settimana è finita. E attenzione all'eccesso di fibra, non vedo Stefania perché bisogna parlare, anche l'attività fisica fa parte della dieta, in greco antico dieta non è non mangiare le patatine, è stile di vita, e lo stile di vita è il movimento. Noi siamo stati fatti o evoluti, metteteci chi volete, per correre, o correvamo dietro all'animale che volevamo mangiare, o correvamo davanti all'animale che si voleva mangiare a noi, quello che ci frega è essere sedentari. E anche qui attenzione, perché poi man mano che capiamo che tutto il mondo vegetale, come di là abbiamo visto, no? Che il mondo animale fa male, però anche il vegetale può far male, qui il mondo vegetale fa bene, però c'è anche qualcosa di animale, e qui lo so che adesso mi venerete. Perché? Perché anche sto latte, il latte fa bene, il latte fa male, siamo mammiferi, tutta l'evoluzione, qui bisognerebbe starci altre 2-3 ore, però ci sono degli studi, che anche qui non in quantità industriali, l'americano, sì, ho finito, sono in conclusione, l'americano, no, è vero, però ho visto molta attenzione, nessuno si è addormentato, l'americano quando va a prendere il latte c'ha il bricco da 5 litri, voi prendete da un litro come faccio io? O da mezzo, anche se non prende quello, cioè chi lo prende, per carità. Quindi è sempre lì, e anche qui ci sono dati incontrovertibili che alcune proteine del latte alla dose giusta hanno delle azioni veramente miracolose, che sono quelle che utilizza il nostro corpo. E quindi mi arrivo alle conclusioni. Gli integratori servono, io voglio prendere questo, prendo quell'altro. No, anche lì, cioè se io voglio fare una scelta di vita sana e poi devo introdurre la B12 o qualsiasi altra cosa con degli integratori artificiali, dopo qui ragazzi io non sono più d'accordo. Però ognuno è libero di fare quello che vuole. In passato l'integratore, che era l'olio di fegato di merluzzo, serviva perché si mangiava la polenta, e la polenta ha le calorie, c'ha tutto, ma non c'ha niente di quelle altre cose. E io sono stato l'ultima generazione che l'ho preso, non so chi di voi l'ha provato, e ho scelto. Poi è arrivato il Betotal, che ha soppiantato, e quindi tutti quelli più giovani avete preso Betotal. Integratori, vedete dove li troviamo, Madre Natura ce li ha dati tutti. Non c'è niente che noi non troviamo in Madre Natura. Quindi più è varia, più è colorata, più è variegata la nostra dieta, e meglio è. Per lo sportivo si potrebbero fare delle eccezioni, e le eccezioni sono per il malato, per lo stress e al cambio stagionale. E quindi concludo da dove ero partito, dieta varia ed equilibrata, tutti i cibi fanno bene, tutti i cibi fanno male. Ricordiamoci che siamo tutti assolutamente uguali agli occhi di chiunque, ma dal punto di vista della biologia e della genetica siamo tutti meravigliosamente diversi. Nessuno è bello, nessuno è brutto. L'Homo sapiens è la specie dominante sul pianeta Terra proprio per la sua biodiversità. Le formiche sono molto più di noi, però sono molto simili, basta poco per distruggerne a miliardi. Noi abbiamo conquistato tutte le latitudini grazie alla biodiversità. Non è meglio avere la pelle bianca o la pelle nera, perché se c'hai la pelle bianca come uno scandinavo all'equatore, dopo 3 mesi sei morto. Se sei nero come un nigeriano sul PAC, il leone, l'orso polare ti vede da lontano, ti mangia e sei morto. Ricordiamoci anche questa cosa. La medicina tradizionale cinese che corro non è niente di diverso da quello che era la nostra medicina prima del 700. Sapevate questa cosa qui? La nostra medicina, prima di quei maledetti francesi che hanno scoperto tante cose, hanno iniziato a applicare la cosa, aveva gli stessi principi. Non posso entrare, ma vi assicuro che questi principi, che mi sembra che questi invece siamo ultra compatti e allineati, cibi stagionali. Adesso è Natale, il colore è rosso, ma le fragole si mangiano a maggio, non comprate le fragole. Le arance hanno la vitamina C, io corro d'estate, ma le arance si mangiano adesso, d'estate la vitamina C la prendo dai frutti della stagione estiva. Tutte queste spezie sono utilizzate in altri paesi al posto dei farmaci. Sì, però sono utilizzati come prevenzione. La prevenzione vuol dire vado in giro in bicicletta, ma se ho avuto un incidente non uso la bicicletta per andare in ospedale, devo scegliere il mezzo giusto. Quindi anche qui non confondiamo la prevenzione con la cura, che sono due cose fondamentali, la prima ti fa risparmiare sulla seconda, ma non sono la stessa cosa. Proprio perché se uno mi dice ma in India c'è una dieta vegetariana, campano tanto bene, io vi dico guardate, gli eschimesi mangiano solo carne e pesce e campano pure di più
e campano pure meglio, perché sono il popolo che non c'ha mai né l'ictus né l'infarto, è grazie a loro che si è scoperto le pasticche di olio di pesce che magari qualcuno di noi prende, proprio perché hanno detto questi mangiano come i disgraziati, non c'hanno la verdura, non c'hanno niente e grazie a questa cosa qui campano di più. Quindi cos'è meglio? Secondo me è meglio il giapponese, perché il giapponese è quello che campa di più ed è un vegano che mangia pesce. Ma noi stiamo dall'altra parte del mondo e ci abbiamo avuto un altro culo, che il bacino del Mediterraneo ci dà tutti i prodotti, quelli mediterranei dell'epoca, no? La pizza non è cucina mediterranea, ragazzi, scusate, se c'è qualche pizzettaro non si offenda. Quindi noi dobbiamo mangiare quello che ci abbiamo. Questa è la mia solita conclusione, l'obesità è un'epidemia che sta conquistando gli Stati Uniti e anche l'Europa, questa è la peste nera che ha conquistato l'Europa alla fine del 400, 35 milioni di morti in 4 anni, 33 milioni di morti all'anno, oppure la conquista del nazismo, lo stesso ha causato 60 milioni di morti in 5 anni, 33 morti all'anno, per gli Stati Uniti 450.000 morti in tutti e 5 anni la seconda guerra mondiale, e ogni anno negli Stati Uniti muoiono 350.000 morti per l'obesità. Quindi qui abbiamo vinto la battaglia perché i nemici erano cattivi ed eravamo tutti convinti e tutti coalizzati, la ricchezza a prova Zecchi e Adolf. Qui i nemici sono questi. E quindi è più difficile vincere la battaglia. Però se studiamo, se ci informiamo bene, spero di avervi creato una gran confusione, ma nei prossimi giorni ripenserete al fatto che la salute viene mangiando e mangiando troppo se ne va. Ho veramente finito, vi chiedo scusa. Sì, ringraziamo Massimiliano Petrelli per questa cosa fantastica che ci ha illustrato, staremo qui ad ascoltarlo tutta la sera perché lui è così e non finisce mai se non interrompi, se non gli dici guarda e ora che smetti, lui continua. Adesso lasciamo la parola a Daniele Ceccarelli che è il presidente del segretario del Comitato della Salute Pubblica Monolfese, che è un comitato di cittadini molto attivo sul territorio e che da tantissimi anni lotta per l'ex ospedale Bartolini, che negli ultimi periodi è stato, è diventato un RSA. Un sogno che vorremmo perseguire assieme, si può dire, ed è quello dell'inserimento della medicina complementare nella RSA. E lui vi parlerà di questo, vi farà una breve storia di come si è trasformato l'ospedale Bartolini in RSA e poi vi parlerà della medicina complementare che nelle Marche, ho letto che il 20% della popolazione marchigiana l'utilizza, per cui non è una bestia sconosciuta, ma è un metodo di cura, perché sapete benissimo che la cura la scegliamo noi, il medico ce lo dice, ma noi possiamo anche rifiutarla. Per cui se un medico ci obbliga a fare qualcosa e noi non siamo d'accordo, noi abbiamo il diritto di dire no, non voglio una cosa, ma voglio curarmi in altro modo. E Daniele, quindi lascio la parola, vi parlerà anche di questo. Grazie. Buonasera, dopo tutti questi miliardi di byte di informazioni, francamente, del professore precedente, francamente mi sento frastornato, anche se lo ringrazio per tutte le nozioni che ci ha fornito. Vorrei ringraziare il Movimento 5 Stelle che per la seconda volta, in modo particolare grazie a Moscatelli, che ci ha invitati come Comitato per la Salute Pubblica a relazionare su certi temi, e vi porto i saluti del Presidente dell'Associazione che è Mirella Caronti, che non è potuta intervenire. Due parole sul Comitato della Salute Pubblica. Il nostro è un'associazione di liberi cittadini,
ossia è veramente un'espressione di democrazia diretta, non chiediamo tessere, non chiediamo finanziamenti pubblici, quando c'è bisogno di affrontare una spesa tiriamo fuori il portafoglio, magari anche il grasso che mettiamo da parte come conto corrente per i fabbisogni fisiologici. Al contrario dell'oratore precedente, io vorrei illustrarvi alcuni fatti politici locali. Siamo a Mondolfo, mi sembra giusto parlare del nostro paese. Una citazione, la pietra di inciampo, la biblica pietra di inciampo. E nel nostro paese purtroppo questa pietra di inciampo ancora continua ad ostacolare le aspirazioni maggioranza dei cittadini. Qual è questa pietra di inciampo e quando è iniziata? È iniziata nel 1802, quando un facoltoso negoziante mondolfese, Giuseppe Bartolini, morì ed ebbe la buonissima idea di lasciare la gran maggioranza del suo patrimonio alla comunità mondolfese affinché fosse eretto un ospedale a suo nome. Potete immaginare cosa ne pensassero la moglie, la figlia, il genero di questo. Era veramente un facoltoso negoziante, quindi anche in proporzione ad oggi aveva un sacco di euro, diciamo così, non facciamo la proporzione per quel tempo. E quindi è iniziata a scattare la pietra di inciampo, naturalmente, no? Cioè ricorsi su ricorsi, alla fine la moglie dichiarò che le volontà del congiunto erano state storte, in parte erano state dettate che oramai non ci dava più con la testa, era, diciamo così, fuori fase, e quindi la ebbero vinta, nel senso che la Corte di Giustizia dello Stato papale allora dichiarò, in pratica tagliò la testa al toro in modo salomonico, dichiarò che i ricorrenti potessero godere in usufrutto dell'intero patrimonio del loro congiunto, però alla loro morte il patrimonio doveva essere destinato alla comunità mondolfese per l'erezione di questo benedetto ospedale. Lui è morto nel 1802, ma questa pietra d'inciampo è durata fino al 1871. Potete immaginare cosa sia passato tra il 1802 e il 1871? Napoleone, il 48, il 49, l'unità d'Italia, nonostante tutto i diritti di proprietà sono rimasti, nonostante tutte le rivoluzioni, tutti i sommovimenti, tutte le proteste popolari e via via, i diritti di proprietà sono rimasti immutabili. E fino in pratica alla morte dell'ultimo erede, la figlia, e successivamente per altri impicci, perché poi gli eredi ulteriori del genero, del Bartolini, si misero di mezzo, solo nel 1871 si poté dare esecuzione all'ascito testamentario. Quindi dopo circa 70 anni il patrimonio, potete immaginare a cosa si sia ridotto. Quindi siamo in un periodo in cui, dopo l'unificazione d'Italia, la situazione del popolo italiano era molto molto caotica, la politica della lesina e quant'altro. Volevo prendere un documento che conservo da tanti anni, se lo trovo, scusate un attimo. Siamo, dicevo, rimasti al 1871, ecco. Oh, questo è un documento, in pratica una fotocopia, tanto per illustrarvi per cercare di illustrarvi com'era la situazione di quel tempo. Questa è una fotocopia di un avviso apparso sui muri di Mondolfo nel novembre del 1872.
Avviso interessantissimo era titolato, firmato la Commissione Generali Poveri. Questi poveretti protestavano perché il grano turco e la fava, quindi evidentemente erano i loro alimenti principali, costavano troppo. E avevo pensato di fotocopiarlo e distribuirlo, ma siccome ci sono dei nomi e cognomi, forse anche se è passato tanto tempo, forse è meglio evitare questa diffusione di notizie, però se qualcuno fosse curioso, perché è scritto anche con una grafia particolare proprio di quel tempo. Erano periodi quindi abbastanza turbolenti, ma in pratica come lo sono anche oggi, non è che sia cambiato un granché. Quindi l'alimentazione principale da allora era il grano turco e la fava. Nel 1871 si poté costruire l'ospedale, però un ospedale non è come lo possiamo immaginare noi, un ospedale di paese. Mondolfo allora aveva circa 3.500 abitanti, era composto da solo 4 posti letto. Oh, e già era una conquista, perché un ospedale già poteva dare garanzia e poteva anche soddisfare le aspirazioni dei più poveri sicuramente, ma anche le aspirazioni dei residenti, dei paesani. Cioè Mondolfo come paese aveva il suo ospedale, anche se erano trascorsi circa 70 anni. Però questo ospedale era finanziato dalle rendite del patrimonio del Giuseppe Bartolini e dagli aiuti, dalle sovvenzioni del comune. E quindi per le varie difficoltà, dopo solo 7-8 anni, fu ridotto a un solo posto letto. Successivamente questa situazione di alternanza in posti letto durò fino al 1892. Dobbiamo arrivare al terremoto del 1930 e quindi alla successiva ricostruzione dell'intero complesso ospedaliero per arrivare alla concezione di un ospedale moderno. Allora erano chiamati istituti riuniti di assistenza e beneficenza, l'ospedale Bartolini e il Ciavarini Doni, che era la casa di riposo per gli anziani. Vi faccio un breve excursus, anche perché poi dopo siamo arrivati a una certa ora, poi magari diventa la cosa noiosa, ma è soprattutto per illustrarvi un po', anche con brevi accenni storici, quali sono i fatti politici che ostacolano a volte la completa realizzazione delle aspirazioni di una comunità come quella di Mondolfo. Siamo arrivati alla ricostruzione del periodo fascista del complesso ospedaliero nel 1932. Fino al 1968, quando venne emanata la legge Mariotti, istitutiva del servizio ospedaliero nazionale in pratica, la 132-1968, l'ospedale funzionò abbastanza egregiamente, ma era la metà di quello che attualmente. L'ampliamento fu iniziato nel 1972 e concluso nel 1974 e finalmente quell'ospedale venne ad avere un totale di numero 120 posti letto. Quindi siamo partiti dal 1802, lascito testamentario, per avere un ospedale di 120 posti letto siamo arrivati al 1972, dopo 170 anni. Per dimostrare come le cose in Italia camminino in modo talmente lento che è una cosa impossibile, non basta una sola vita, ma ce ne vogliono due o tre per arrivare a vedere alcune realizzazioni.
Dal 1 gennaio 1975 le competenze in materia sanitaria passano alle regioni e quindi la regione Marche cominciò subito a darsi da fare. La legge Mariotti del 1968 già conteneva la possibilità di trasformare e fondere gli ospedali tra di loro. Li divideva in tre categorie: l'ospedale regionale, l'ospedale provinciale e l'ospedale di zona. In pratica, come ora, tra ospedale secondo livello, primo livello e ospedale di base, il decreto Lorenzini. Però conteneva appunto questa possibilità che gli ospedali di minori potessero fondersi con altri oppure trasformarsi. Naturalmente nessuno allora pensò di cavalcare, di utilizzare questa legge per poter dare un assetto definitivo e magari parare l'ospedale di Mondolfo dalle future e possibili ridimensionamenti. E siamo arrivati al dicembre del 1977, data nella quale la regione Marche decide la fusione dell'ospedale, dell'ente ospedaliero Bartolini Mondolfo, che con la legge Mariotti appunto era diventato un ente ospedaliero, con l'ente ospedaliero Santa Croce di Fano. Però nella sua decisione la Regione Marche prevedeva la trasformazione e ristrutturazione di questo plesso ospedaliero. Cioè doveva avvenire la fusione, però nello stesso tempo, in un periodo di tempo ben delimitato, tutti gli organi politici, istituzionali, eccetera, dovevano decidere come ristrutturare l'ospedale di Mondolfo. La fusione tra due enti ospedalieri in concreto avvenne nel giugno del 1978 e in quel periodo possiamo dire che Mondolfo sia stato per alcuni anni il borgo della salute, veramente, come era nella piena aspirazione dei suoi cittadini. Borgo della salute perché? Perché l'ospedale, prima della fusione, era talmente integrato nella comunità locale, i medici erano amici dei cittadini, si conoscevano tutti, che le informazioni sanitarie, le informazioni mediche erano, che passavano a coloro che ne avevano bisogno, ma anche a coloro che frequentavano l'ambiente, era una cosa, un fatto normale, un fatto naturale. Ora magari abbiamo sentito prima l'oratore precedente che ha illustrato la sua materia in modo molto dialettico e comprensivo, ma a volte, magari anche molto spesso, oggi con i medici si fa difficoltà a dialogare perché qualcuno magari si dice ripasse domani. Dicevo, la fusione, la regione nel 1975 decise la fusione dei due enti ospedalieri. Nel 1978 avvenne la fusione, però poi nel dicembre 78 fu approvata dal Parlamento nazionale la legge di riforma, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che prevedeva in pratica le unità sanitarie locali e quindi gli enti ospedalieri, come erano normati dalla legge 132, la legge Mariotti, non avevano più motivo di essere. Cosa successe? Successe che, nonostante tutte le indicazioni a livello regionale, tutti gli atti, i documenti sottoscritti dai due consigli comunali, dai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, la possibile trasformazione dell'ente ospedaliero Bartolini, come si diceva allora e come dava la possibilità la legge Mariotti, in un centro di lungo degenza e convalescenza,
con annessi poliambulatori specialistici e non fu per niente esaudita o realizzata. Cioè, in pratica, gli organismi politici avevano sottoscritto degli atti, dei documenti che fecero rimanere lettera morta. Successivamente avvennero anche proposte dai cittadini, dalle organizzazioni sindacali, la proposta del 1981 di trasformare l'ente ospedaliero Bartolini Mondolfo in un reparto di riabilitazione funzionale a servizio di tutta l'unità sanitaria locale, con annesso un reparto di lungodegenza, distretto e poliambulatorio. Poi successivamente nel 1983 fu reiterata la proposta e successivamente nel 1986 questa proposta fu reiterata ancora, ma nessuno ebbe la capacità né tantomeno di accoglierla né di portarla avanti. Successe che col piano sanitario regionale del 1982 l'ospedale Bartolini nel 1985 ebbe la chirurgia chiusa e quindi scattarono tutte le battaglie per cercare di salvare il salvabile. Nel 1987 anche la medicina si trasferì a Fano e l'ospedale Bartolini nel 1990 chiuse definitivamente. Questo per dimostrarvi che cosa? Che dall'ascito di Giuseppe Bartolini nel 1802 al 1990 le aspirazioni di un'intera comunità non sono state mai esaudite, perché il borgo della salute a cui aspiravano i cittadini mondolfesi c'è stato, come dicevo prima, nell'arco di un 7-8 anni, non di più. Ecco, la pietra d'inciampo che funziona egregiamente continua a funzionare ancora. Diritti di proprietà giusti, sanciti dalle norme, dalle leggi, che nonostante tutte le rivoluzioni napoleoniche e quant'altro non sono stati mai scalfiti, perché la decisione della Corte di Giustizia Papale faceva testo sia per Napoleone che per tutti gli altri che si sono succeduti. Ora cosa fare? Cosa fare in una situazione del genere? C'è poco da fare, ci hanno chiuso il nostro ospedale. Tanto tempo fa, naturalmente non hanno mai utilizzato ciò che la legge prevedeva per ottenere la possibilità di riconvertirlo o di ristrutturarlo. Cosa possiamo fare noi cittadini? Poco niente, tranne che protestare oppure avanzare proposte. Però la situazione è che molto spesso non veniamo ascoltati. La Regione Marche, tanto per arrivare alla medicina complementare, la Regione Marche nel novembre del 2013 approva una legge per regolamentare, per disciplinare l'esercizio delle medicine complementari. Perché cito questa? Perché come Comitato della Salute Pubblica, 6 mesi prima dell'approvazione della legge, noi avevamo insistito, inviato a tutti i consiglieri regionali di allora, che venisse approvata questa legge che era in discussione, anche perché era una proposta di legge simile, era stata presentata sin dal 1998. Quindi i tempi sono sempre lunghi, a volte uno ci si invecchia pure dietro certe tematiche. Sollecitiamo l'approvazione di questa legge, ma chiaramente non per le nostre sollecitazioni, ma dopo 6 mesi abbiamo avuto la fortuna e la nostra, diciamo così, piccola nel senso
che abbiamo contribuito anche con una goccia, diciamo, a che quella legge fosse approvata. Perché? Perché noi pensavamo di poter utilizzare la parte dell'ospedale che tuttora esiste, che è di proprietà comunale, come centro sperimentale per l'esercizio della medicina complementare. L'avevamo proposto già 3 anni fa, naturalmente nessuno ci ascoltò, ci ascoltarono i signori del Movimento 5 Stelle, i quali mi invitarono più di un anno fa a relazionare sull'argomento a Villa Valentina. La medicina complementare è normata dalla legge regionale, naturalmente, adesso vi leggo 2 righe cosa dice, scusate, la delibera di giunta regionale che ne parla: le discipline mediche complementari, tra parentesi MC, altrimenti dette medicine non convenzionali, MNC, o complementari alternative, sono dei sistemi medici essenzialmente basati su metodiche che tendono ad individualizzare ciascun trattamento, dando enfasi alla prevenzione dello stile di vita, promuovendo la responsabilità della propria cura, oltre che il riconoscimento degli aspetti psicologici e spirituali della persona, comunque intesa nella sua integrità. Ecco, questa è una delibera di giunta regionale, lo scrivono loro, non lo dice il Comitato per la Salute Pubblica o qualcun altro. Quindi uno dei nostri obiettivi, visto che si sono persi tanti treni nel passato, già a iniziare dalla possibilità che dava la legge Mariotti di ottenere un centro di lungodegenza e convalescenza con annesso poliambulatorio già 40 anni fa passa, oppure come prevedeva la legge regionale che approvò la fusione dei due enti, di trasformare la struttura ospedaliera di Mondolfo sempre in un reparto di riabilitazione. Cioè, ora riproponiamo questa cosa che è sempre sulla carta, cioè noi continuamente sosteniamo delle cose che le autorità politiche scrivono loro. Non proponiamo cose diverse, ma ciò che loro propongono e scrivono e mettono per legge. Nonostante che lo scrivano loro, è di una difficoltà enorme a fargliele applicare. È una cosa che mi dà da pensare, che non solo mi dà da pensare, ma mi inquieta. Cioè, io da semplice ragioniere mi domando: ma se lo scrivete voi, se lo prevedete voi, perché non lo realizzate? Quindi l'ulteriore proposta, tanto per arrivare alla conclusione, qual è? C'è una legge regionale, una delibera di giunta regionale che prevede tutta una serie di metodiche e di tempistiche, la fase transitoria che dovrebbe scadere entro l'anno, quindi oramai ci siamo nel 2017, dovrebbe vedere la partenza di questa medicina complementare. È chiaro che la medicina complementare non è la medicina convenzionale come quella che è stata illustrata precedentemente, però come medicina complementare e come scrivono loro signori potrebbe servire ad inquadrare meglio la cura e soprattutto a soddisfare le esigenze del paziente. Quindi noi chiediamo, che cosa? L'abbiamo fatto nel 2013, sei mesi prima dell'approvazione della legge regionale, l'abbiamo ripetuto successivamente. L'allora presidente della quinta commissione regionale, Francesco Comi, in sede di discussione della legge all'assemblea legislativa della regione, disse che si vantò perché la regione Marche fu
allora la prima regione ad aver normato questa materia. Quando il Comitato per la Salute Pubblica si recò in Ancona, in udienza, alla quinta commissione consigliare permanente proprio per discutere di queste tematiche, ci disse proprio Francesco Comi che noi siamo stati i primi nella regione ad aver avanzato una proposta del genere. Quindi significa che cosa? Significa che queste proposte non sono campate in aria o che vengono dalla fantasia di noi comuni mortali. Quindi siamo qua stasera per insistere su questo argomento. Abbiamo perso a Mondolfo tanti treni, ora vediamo di non perdere anche quello. C'è una legge regionale, c'è una delibera di giunta regionale, abbiamo degli spazi, quindi se possibile realizziamo quello che abbiamo proposto, ma soprattutto ciò che aspiravano anche i nostri avi, già dal 1802. Che Mondolfo fosse realmente un borgo della salute. Abbiamo aspettato più di due secoli, speriamo di poter utilizzare le strutture che ci sono al meglio. Con la medicina complementare non risolveremo tutti i problemi dell'ammalato, questo è chiaro, però come dice la parola potrebbe essere un aiuto ulteriore e soprattutto un incentivo per poter venire a Mondolfo. Vi ringrazio. Grazie Daniele. Siamo arrivati alla fine, dulcis in fundo, l'abbiamo fatto aspettare, ha fatto tanta strada, si stava quasi addormentando perché le tematiche sono abbastanza pesanti, quindi quando si parla di salute si parla nel fondo della nostra vita. Il nostro slogan era che la salute non ha colore politico, e questo è vero perché riguarda tutti. Diventa politica quando le azioni che si fanno servono per far star bene le persone, e quindi, come diceva Massimiliano Petrelli prima, la prevenzione è un atto politico, perché la politica si occupa di noi. La cura è un atto politico, quindi tutto quello che riguarda la gestione della nostra salute diventa un atto politico. E non solo questo, tutto ciò che ruota intorno alla salute, il mondo stesso è una cosa politica, perché le azioni che facciamo quotidianamente, quando mangiamo, perché stasera parliamo di alimentazione, le prossime volte parleremo, come ha detto Silvana, delle altre A, e tutto quello che ingeriamo comunque appartiene al mondo, perché il cibo è frutto della terra, e se non ci occupiamo della terra, se non ci occupiamo delle risorse, se non la smettiamo di consumarle in maniera illogica e insana, ci ammaleremo. È dimostrato che la salute delle donne negli ultimi anni è diminuita, negli ultimi anni sto parlando di 40 anni, è diminuita di 10 anni circa. E diminuita anche quella degli uomini, per cui occhio alla terra, occhio a quello che facciamo, e dobbiamo porre in attenzione e pensare soprattutto che quello che mangiamo deve nutrirci, non deve stanziarci, e questo serve per farci restare più sani. Chiaramente poi dopo, come diceva Massimiliano, c'è il sistema immunitario che è un'altra cosa, ma la prevenzione riguarda anche la cura che abbiamo di fare le cose. Lascio la parola a Mirko, che finalmente potrete ascoltare. Okay. E lo voglio ringraziare per essere qua. Ha un blog eccezionale che è venuto a cantare la potere, perché si occupa di tantissime cose, di glifosati, di tutte le inquinanti che ci stanno attorno e che vivono con noi. Grazie di essere qui ancora. Per avere un applauso immediato dovrei dire buonanotte. Però provo velocissimamente a dire due cose. Mi piace stare in piedi, quindi lo tengo così, anche se è un po' scomodo. Allora, brevissimo. Innanzitutto non sono quasi per nulla
in disaccordo con quello che ha detto il dottore. Ci sono alcune cose a cui, diciamo, noi abbiamo fatto dei convegni alla Camera. Questi convegni sono stati il primo incentrato su alimentazione e ambiente e il secondo su alimentazione e salute. Ed è vero, nel secondo convegno noi abbiamo dato molto spazio a coloro che promuovono la dieta vegetale in toto, quindi vegetariani e vegani, ma l'abbiamo fatto per un motivo. E questo motivo è che se noi guardiamo i consumi attuali di alimenti di origine animale, come hai ricordato tu, la situazione è fortemente squilibrata. E allora, anche se noi vogliamo parlare, come hai citato, di dieta mediterranea, e trovandoci in una situazione di grande lontananza, oggi io credo che fare un'educazione e diciamo aiutare i cittadini a riavvicinarsi agli schemi della dieta mediterranea, anche promuovendo la dieta vegetale, sia interessante. Perché dico questo? Prima di tutto perché dobbiamo certamente ridurre alcuni consumi, qui è citato gli zuccheri, i grassi, l'eccesso di grassi, l'eccesso di zuccheri e anche l'eccesso di carne rossa, carni lavorate e quant'altro. Secondariamente perché dobbiamo educare, aiutare una parte della popolazione che ha scelto, oggi è l'8% di vegetariani e vegani, che ha scelto di fare questo percorso, l'ha fatto per tanti motivi, principalmente è la salute, e se poi c'è l'ambiente, c'è l'etica, insomma, tante motivazioni. E come hai fatto bene, giustamente vedere, va fatto con attenzione. Va fatto con attenzione, e quindi fare della formazione, dell'informazione, non del terrorismo, come spesso vediamo in televisione, è fondamentale, perché sennò facciamo un danno alle persone. Quindi la mia proposta di legge è una proposta che è partita da un presupposto, cioè noi oggi ci siamo evoluti a concentrare principalmente in questa proposta di legge che vedo qua, quindi mi parlerò un po' di questa, dell'eccesso di consumo di carne. Però abbiamo affrontato, e questo negli ultimi giorni in particolare, l'eccesso di consumo di zuccheri, l'eccesso di grassi. Hai ricordato, mi rivolgo sempre a lui perché volevo anche un po' rispondere, insomma, a alcune cose, e l'eccesso di consumo, il consumo di olio di palma. Quindi noi abbiamo fatto una serie di interventi che non sono neanche esaustivi, in realtà ci sono tanti altri temi che non abbiamo ancora affrontato e che vorremmo diciamo approfondire sempre di più, anche con l'aiuto di persone come voi e come tanti altri professionisti del settore, che possono fare un'informazione più completa e, voglio dire, anche un'altra cosa, disinteressata da interessi particolari. Hai citato il dottor Calabrese, il dottor Calabrese è anche un membro di diversi concorsi a premi, come quello dei salumieri o quello dell'industria casearia. Ma è il suo curriculum. Esatto, e quindi ci sono spesso delle vicinanze di interessi anche nella informazione che noi vediamo sui media. Quindi c'è bisogno, guarda, io voglio parlare, quando parliamo di educazione alimentare, il punto zero sarebbe avere un'informazione scevra da interesse, un'informazione che oggettiva è una parola difficile, perché comunque il punto di vista, anche nell'ambito scientifico, ci sono diversi punti. Ci sono diverse correnti di pensiero, quindi essere completamente scevra, diciamo così, idealmente da un punto di vista particolare è impossibile. Però noi dobbiamo avere delle informazioni il più oggettive possibile e sicuramente non viziate da un interesse particolare. Questo è il punto zero, ecco. Noi vorremmo, con questa proposta, semplicemente, anche con le altre che abbiamo fatto, consentire appunto un'etichettatura, sono d'accordo con te, leggibile e trasparente. Pensate alla storia dell'olio di palma. La storia dell'olio di palma è nata, è partita, diciamo, con grande forza nel momento in cui, grazie in questo caso a una legge europea, è stato possibile leggere che invece di grasso vegetale c'era scritto olio grasso di palma, olio di palma di palmisto. Questo, grazie, quindi pensate, trasparenza, etichettatura trasparente, a questo si è aggiunto l'informazione. L'informazione, quindi in questo caso è stata una trasmissione, pensate, una trasmissione televisiva ha fatto cominciare il tantam, report, no? Una trasmissione, e che mondo sarebbe senza puntini puntini puntini, visto che l'hai citata tu Nutella, era un evidente richiamo, no? E questa trasmissione ha fatto vedere come un ingrediente presente nell'80% 70% dei prodotti da forno, 80% anche di più, nei saponi, adesso anche nei biocombustibili,
presente dappertutto nella nostra dieta, e quindi questo è un grave problema, no? Perché si può discutere del fatto che ci siano troppi grassi saturi, che non sia ben bilanciato come grasso, ma il problema sono le quantità, perché il burro tu lo senti e te ne accorgi, l'olio di palma è in sapore e quindi lo trovi e costa pochissimo, a differenza del burro, e lo trovi dappertutto, quindi ne assumi grandi quantità. Quindi quello che volevo dire, abbiamo fatto questa informazione che ha fatto prima Report e poi Inter principalmente, ma anche, voglio dire, anche io personalmente ero Movimento 5 Stelle, ha creato un effetto, l'effetto di sensibilizzare la popolazione. Guardate che cosa è successo, l'industria si è dovuta allineare. E questo, se ci pensate, è qualcosa di molto molto raro. L'industria di solito paga le pubblicità e influenza voi a fare quello che lei ritiene giusto. Pensate alla Coca-Cola, pensate alla Ferrero, la Nutella, che sta facendolo adesso ancora con l'olio di palma. Quindi il fatto che l'industria si sia allineata è una situazione molto particolare ed è legata, se ci pensate, innanzitutto alla nostra industria. L'industria italiana non è così grossa, è così multinazionale, tranne alcuni grandi come Ferrero, per cui è obbligata a dare retta ai consumatori italiani. Se tu invece hai un fatturato di 5 miliardi di euro e vendi in tutti i paesi del mondo, per cui l'Italia ti fa lo 0,1 del tuo fatturato, te ne puoi fregare per gli italiani e investire un sacco di pubblicità per cambiare tu il punto di vista degli italiani. Coca-Cola, Ferrero e quant'altro. Però se ci pensate, questa dell'olio di palma è una bella battaglia, è un bel messaggio che è la politica che vuole fare il Movimento 5 Stelle. Vuol dire trasparenza dell'informazione, informazione corretta, non viziata dal punto di vista interessato di qualcuno, scelta consapevole del cittadino e istituzione in quel caso, oppure industria che si allinea. Questo è il messaggio. Noi vogliamo fare questo. Questa proposta è un tassello, io ribadisco. Io personalmente potrei dire che mangio esclusivamente vegetali. È una scelta individuale, io non mi sognerei mai e poi mai di imporla o neanche consigliarla a qualcuno. Io penso che sia importante però che se c'è una letteratura scientifica che dice che la dieta vegetale ha dei benefici ben pianificata, come giustamente hai fatto notare, che questa sia portata alla conoscenza, perché oggi la voce contrastante, quella che sentiamo in televisione per la maggior parte delle volte, è quella interessata. Quindi non prendiamoci, come dire, non prendermi come, diciamo, un nazi vegano, come vengono chiamati, quant'altro. Insomma, io voglio semplicemente che le persone possano scegliere e che quando scelgono possano essere seguite e farlo nella maniera migliore per proteggere la salute di tutti, la salute pubblica. E questo è l'intento. Quindi adesso so che siete stanchi, volete andare a dormire, io voglio anche cenare perché abbiamo parlato di cibo, io sono arrivato con 3 ore e mezza e quindi di macchina non ho neanche cenato, quindi adesso prima che chiudo i ristoranti io vado a cenare, sperando di trovare qualcosa di adatto a quello che mi piace mangiare. Vi ringrazio e se volete, come vi ricordavo, io parlo di tanti temi, cerco di affrontare la protezione della salute e dell'ambiente, perché poi ricordiamoci, carne purtroppo significa cambiamento climatico, carne significa deforestazione, distruzione della biodiversità, inquinamento, come anche, attenzione, agricoltura intensiva, pesticidi, glifosato, ricordava lei, c'è uno schema che non funziona. Abbiamo messo insieme un castello che non sta più in piedi e sarebbe molto importante, io direi quasi che sarebbe indispensabile che discutessimo seriamente e serenamente di come mettere in atto un sistema diverso. Io nel mio piccolino faccio un po' di informazione con i miei limitati mezzi, anche intellettuali, nel senso che io ho la mia testa e quel poco che posso capisco provo a divulgare, chiaramente non siamo, insomma, ognuno fa il suo pezzettino. E ho questo blog che si chiama mircobusto.net, dove potete trovare molti articoli e su Facebook e quant'altro, io ci sono attivo, insomma cerco di fare questo mio piccolo ruolo. In Parlamento anche facciamo delle proposte di legge sull'educazione alimentare e sui temi correlati, l'uso dei pesticidi mi appassiona molto perché sono, soprattutto in casi drammatici come quello del glifosato, insomma sono sostanze che finiscono nella nostra pancia, nella nostra salute. E poi ricordiamoci un'altra cosa: quando noi mangiamo un ingrediente che ci fa male, spesso facciamo male anche agli altri,
L'olio di palma è approvato lui, ricordatevi che, vi voglio dire un dato che non vi diranno mai da nessuna parte, nel 2015 in Indonesia quindi chi se ne frega potremmo dire, giusto? Sono morte 100.000 persone per gli incendi, non bruciate vive, per l'inquinamento dovuto agli incendi. 100.000 persone, in Italia muoiono 80.000 persone all'anno per la qualità dell'aria, quindi non è che ce la passiamo troppo bene, ma in Indonesia solo per gli incendi 100.000 persone, un paper di Harvard uscito qualche settimana fa. Quindi voi capite che mentre distruggiamo una foresta dice chi se ne frega, la foresta è però l'ultimo polmone, gli ultimi polmoni verdi che ci rimangono, regolano il clima planetario, assorbono la CO2, partecipano quindi al fenomeno del cambiamento climatico e in buona sostanza tagliare le ultime foreste per fare dei grassi, per far diventare i nostri bambini più grassi d'Europa, perché lo sono purtroppo per le statistiche, è esattamente come tagliare l'albero o il ramo sul quale siamo seduti con sotto un precipizio che ci ammazzerà. Questo è quello che purtroppo stiamo facendo in maniera molto stupida, dobbiamo assolutamente riflettere e pensare e informarci. Se aspettiamo che la televisione ci dia un'informazione oggi, un'informazione oggettiva, purtroppo ci illudiamo perché gli interessi in gioco sono enormi. Quindi vi ringrazio e buonanotte, grazie. E ringraziamo i relatori, ringraziamo Pier Giorgio Fabri che sicuramente sarà la nostra voce in regione che ci darà una mano alla realizzazione dei nostri progetti, ringraziamo Mirko Busto che ha fatto tutta questa strada e ci ha supportato fino ad ora. Colgo l'occasione per invitarlo, se vorrà venire naturalmente, al prossimo incontro che vorremmo organizzare in tema di agricoltura, dove parleremo di pesticidi e quant'altro. Adesso ti lascio. Vado a mangiare. E noi vi ringraziamo e vi salutiamo ringraziandovi. Buonanotte a tutti.